Buongiorno a tutte e a tutti. Io non sono Andrea Nanetti, ma sono il suo modesto sostituto, fino a che magari non farà la sua epifania. E quindi cominciamo i lavori di stamattina, che hanno un taglio, direi, decisamente orientalistico, almeno per le biografie degli speaker coinvolti. Allora, Hans-Ulrich Vogel. Già Tubinga, Università di Tubinga, Germania, è probabilmente uno dei più importanti studiosi di Marco Polo di questo secolo, con un libro decisivo che è Marco Polo Went, tra virgolette, to China, ha dimostrato su base, in maniera ineccepibile e su base documentaria, sfruttando sostanzialmente i fondi amministrativi sino-mongoli relativi alle tasse e alle tasse raccolte nelle città dell'antico impero Song, ha dimostrato che per l'appunto Marco Polo fu in Cina, se nel caso qualcuno qui dentro avesse delle incertezze in merito, a partire appunto dalla attendibilità dei dati quantitativi relativi alle tasse e via di seguito forniti dal libro Poliano. In questo momento, insieme a un pezzettino, a un pezzo del gruppo di Venezia che lavora su Marco Polo, è impegnato nell'oggetto digitale di cui oggi ci parlerà, e cioè una DEDM Bibliography, una bibliografia generale sulla DEDM, è l'acronimo di Digital Edition of the Visamand du Monde, l'edizione digitale in inglese a cui stiamo lavorando, e appunto lui è l'animatore, oltre che l'estensore, della bibliografia di cui adesso ci parlerà. Prego, Hans, vai. Thank you very much, Eugenio. And now I need the PowerPoint. There we are. Yeah, thank you very much. I would like to express my gratitude to the organizers and the host of this conference for having invited me here to speak. This is a great honor for me, and at the same time, it gave me the opportunity also to visit this city again. The last time I was here, I think it was about more than 35 years, no? At that period of time, I was interested in things Chinese, but not yet in Marco Polo research, which for me became one of my topics about more than 10 years ago or so, no? Today, normally I speak about historical things, about historical events which have to do with China, with its economy and society. But today I will report about the reference tool in Spe, as it is called. So it represents much of work in progress. And as Eugenio has said, it is part of the DADM project. It is the DADM bibliography. We might also call it perhaps library. It's also quite a nice name. And it intends to be a research tool for the public, for the academia, and to inform rather completely and rather globally on primary sources and secondary literature, which has to do with Marco Polo research. Here we continue. These are the participants in the project. It is on the first plane, a collaboration between Venice and Tübingen University. With regard to the bibliography, we count on Eugenio Burgio and Marina Buzzoni, but also Samuela Simeon is in the background to assist us, and we have the support of Julia Fabris, who is here, and also Lauro Tomasi is also here in the background. I think Francesco Lucchese is not here, no? And on the Tübingen side, it is me and Beatriz Puente Ballesteros, and we count on the help of Han Zijin, Zhang Jia, Elisabeth Biebel, Kobayashi Hirotaki, Guo Aiting, and Katharina Viklenko. On a second plane, we also will need the help of the CTP project, which is
directed by Andrea Nanetti, and we need the data, obviously, if we have to integrate CDP of the CDP project, mainly the data which are provided by Paolo Benussi, obviously, and her collaborators, and on a further level, which has to do with IT and IE, certainly also the engineering historical memory project will be relevant for us. Now, what is the history of the project? Actually, to my knowledge, there is only one bibliography on Marco Polo's studies, which was quite published some time ago. It is the Marco Polo bibliography, the Marco Polo Shoji, as it is called in Japanese, no? By Watanabe Hiroshi, and it was published in 1986. No? It has a quite large coverage, no? Because it not only includes Western languages, but also Japanese research, no? And Chinese research. But obviously it has now come into age. No? But when I wrote my book on Marco Polo, now almost 10 years ago, or already 10 years ago, I also intensively just went through this bibliography. And then I also came to the idea, why not just making an update of this bibliography in my own book? So I included a lot of material, which I did not necessarily use in my own research, but simply to provide the researchers with an update of bibliographical information, no? Especially about research also in Chinese and Japanese, but also in the major Western languages. And so the bibliography which I collected was a first attempt in that direction. So it covers the pages 547 to 627. No? The later on, we continued to collect data, no, on primary sources and secondary literature. So you see that in my book, we have about 1,700 entries. I did not count them exactly, no, but just a guess. But we, in our bibliography, which we continued, we have now a bibliography of over 150 pages and certainly about 4,000 entries. No? You can also see that the classification, which is not very elaborate, no, it also changed. No? In the book, we had a tripartite classification, Marco Polo editions, other primary sources, secondary literature. This was then somewhat refined on manuscripts of Marco Polo's account online, no? Early printed versions of Marco Polo's account before 1800, and then modern facsimiles editions or translation of Marco Polo's account after 1800. And then other relevant primary sources is the same, and research literature is also would be in the same category. So this gives you just an impression of some of these entries, no, which we will also take over then for our online bibliography. The first is an example of online editions, no, which you can find in the internet. We have here German example, no, from the Bayerische Staatsbibliothek, no, also with the link and so on, and some additional information on which text this edition is based, on which redaction, no. The second is early prints, no, is one example of the late Venetian prints, no. There are many of these, no. And the third and the fourth are more modern editions. It's just random choice. No? We have Badel's Marco Polo, La Description du Monde, no? Based on the French manuscript 5649. No? And then a more recent example, which you all know, no? Of Pamela Gennari, Milione, Redazione, how do you say, UVB, no? VB, yeah, VB in Italian, Edizione Critica Commentata, also with some additional information, no, which goes along with it.
with regard to primary sources, which are also of interest, but not directly related to Marco Polo research. Obviously, we would have travel literature of predecessors or successors of Marco Polo. Here, the example of Johannes Giesauf. No? Another interesting topic might be Piotro Bracciolini, no? De Land, Les Voyages en Asie de Nicolas de Conti, of Guerrella Ferté. And then we have obviously Chinese sources, which are important for Marco Polo research. I have here two examples, one from the geographic field, the Da Yuan Huni Fang Yu Shenlan, no? An overview of the unified territories of the Great Yuan, or a compilation of laws and regulations of the Yuan dynasty, the Da Yuan, Shengzhen, Guo Zhao, Dianzhang. No? And certainly also in this category would something be belong something like Paul Rachnevsky's Un Code de Yuan, which was published in four volumes. No? The first volume was published in 1937. The other volumes much later, and this is a collection, a translation of laws and regulations of the Yuan dynasty. No? And this is also contains then often information, corroborative evidence for Marco Polo research. As to, oh, now I made something wrong. Yeah, okay, there we are. Now, as to the research literature, let's talk about the languages in which this literature is written. Obviously, it should contain all the major Western languages. No? We have here an English example of Simon Gaunt, Alvise, an Italian, no? Article, Menard, French, Garcia Espada, no? Spanish, obviously also Portuguese literature, then German literature and Dutch literature, and naturally Chinese and Japanese research, which is very important. No? Dong Baohai, for instance, here, no? An article on the order of the Yuan, Shu Zu, Emperor Kublai Khan to plant trees, as recorded in Marco Polo's research. And what is important for the bibliography that we translate these titles, no, so that you really get an idea about what this research deals, with what the research deals of these Japanese and Chinese authors. Eventually, also an example, a Japanese example of Maejima Shinji, no? Alexander Uto, no, it's Marco Polo to Alexander Udensetsu, no? So one can already know from the sounds, no? This deals with Marco Polo and the Alexander legend. This will all be information which is intended to be part of the Marco Polo, of the DADM bibliography. What is the origin of the bibliographical data? Certainly Watanabe Hiroshi, at least those entries which are of scholarly interest. I didn't see his bibliography recently. It disappeared in the Tübingen Library, but I remember that it also contained a lot of newspapers, articles, and so on, which are not so interesting for research itself. No? What I found quite interesting and useful is the Regesta Imperia database. No? It's a database which has been collected for the Middle Ages of the Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, no? And this is I would have liked to show you this more interactively, but it is difficult from here. That is the search mask of the Regesta Imperii. And you have a lot of possibilities to search for literature. For instance, Marco Polo has about more than 500-600 entries. We have taken them all out, no? But I give you another example. If you, for instance, enter Carpine, no?
You get here 20H hits. One cannot see that. One can see it here, but not on my screen. 20H hits. If you enter Carpini, then you get 77 hits. So one has also a bit to play, you know, and to find the right words and keywords to get the information out. What is interesting here that you get also the a literature in Slavic languages, no? Not in Chinese, not in Japanese, but in the major Western languages and also in Russian, I guess, and other Slavic languages. So this is very useful, no? For the Chinese part, we are lucky in Germany to have the Cross-Asia project of the State Library in Berlin, which provides us with a lot of database accesses, among them the China National Knowledge Infrastructure, which was also mentioned by Andrea yesterday, you know, and for Taiwan. And there you would enter the search word, for instance, in simple characters, Marco Polo, no? Or for Taiwan, we have the Airiti Library. No? There you would have to use the complex characters in Chinese. And for Japan, we have the CINII citation information. There you have to use the Japanese script. No? But this is all very useful for being updated on publications on Marco Polo or other topics which are of interest. Also, the National Central Library in Taiwan is a good source. No? And then obviously one has also to comb through research literature. No? I mention only two examples here. One is Angelica Valentinetti Mendi, her Marco Polo libro del famoso Marco Polo, a libro delle cose mirabile. And this has, for instance, a very interesting list on late Venetian prints, no, of Marco Polo's text. No? And Ma Xiaolin, one of our Chinese colleagues, has published a book in 2018 on Marco Polo and Yuan China, text, rituals, and customs. And there I also found quite a lot of entries, which you even could not find in the China National Knowledge Infrastructure, no? And it also gives a quite interesting list of authoritative translations of Marco Polo's text into Chinese. No? So one also knows then on which translations the Chinese scholars are relying on. And as the bibliography should be global, no? So it should also be in helpful research tool, not only for Western scholars, but for scholars worldwide. The history of the project I outlined here. No? In July, August, there were first discussions between Tübingen and Venice. No? In January 2022, Eugenio Burgio made an application with his own university, no, to get some funding. Then in October 2022, Venice started with entries in Sotero. This is the tool which we will use, no, for this bibliography. And in March 2023, we had discussions about the classification system, not yet solved. No? This is also an opportunity to discuss this here. And in December 2023, Tübingen started to enter data. Okay, we go to the next slide. I quote here the targets of the project from Eugenio's application, which he made with the Dipartimento di Studi Umanistici, the Ca' Foscari. No? So you see here the working program. No? The working program is first to collect bibliographic information. No? And then the second target is to use advanced information technology, no, for dealing with the bibliographic data. Among them is the definition of the topics of the categories of the database.
The second is the elaboration of bibliographic items with dynamic links, no? And automatic updating with the online database. Then we had the training and supervision of the collaborators, no? Then the next two items, we need also the help of Andrea Nanetti. No? So this is the, I read it in Italian, it's easier for me, no? than to translate it now into English. Algoritmi di ricerca incrociata per il riconoscimento delle voci bibliografiche relative visualizzazione dei risultati, no? And algoritmi di ricerca per collegare le tematiche di riferimento ai depositi online di pubblicazioni accessibili tramite API in concessione gratuita dagli algoritmi di engineering historic memory, no? Includendo diversi gruppi editoriali, no? And then what is also important as a last item, this is an interface, a kind of newsletters by which scholars can inform us about new publications in the field, no? Which I think is a very crucial instrument. Now the service and further plans, no? The database will be accessible online and the information will be available to anyone to openly and freely, no? So one model which was in my mind is, for instance, the Chinese Christian text database. I'm also just quite active in research on the Jesuit China mission, no? And so this is a database which I have found very useful for research, no? You can see also the search mask, no? You can enter something in the title field, author field, or any word. They have also categories and source type, basically primary sources, secondary literature. If you enter, for instance, Martino, no, this is the categorization, not just a snapshot, no? So you see they have a categorization which has to do first with biographical information, for instance, then also geographical information, and then also topics, naturally, no? If you enter, for instance, Martino Martini, no, then you get 109 results. As it is a research tool also for sinologists, it also includes naturally Chinese and Japanese sources and articles in all major languages. No, I made again a mistake. Okay. Then if you, for instance, the first article, if you click on it, no, you would get some more information about the title of the article and where it was published, no, and also the categories to which it belongs, no. So this is for research a very useful tool, naturally, but it has the disadvantage, and I hope that we are better in this respect, that it is difficult to collect for yourself a convenient bibliography, no? So you cannot click on something and then to extract it, and then it is then not edited in a convenient way, no? So you have to rework it and to re-edit it. So, but otherwise, it is really useful, and it incorporates a lot of vision when it was set up already several years ago. No? The database will present its data in internal uniform and standardized formats. That's our aim. And for internal consistency, the data have to be edited and cultivated according to internal rules. How do we deal with book titles who are mentioned in titles of articles and books and so on? And then also, how do we deal with Chinese characters, no? And things like that. And also that the titles of
of Chinese articles and books are also translated. The database will be flanked by a newsletter by which scholars can inform the public about new literature. And we will search in the future for the assistance of other scholars, especially for enlarging the inclusion of national research literature, in particular with regard to Korean, I think, and also Slavic languages. With regard to Slavic languages, I'm very much impressed by the Biblioteca Orociana, no? Which was published by Vladimir Lishak already in 2015, no? Which is a collection of data on manuscripts, printed editions, and studies. You can download it on his homepage on Academia Sinica. No? And as you can see here, he gives a very detailed description of the manuscripts, no? The title, the incipit, the explicit, and where it is located, and everything according to locations here. One in Germany, the other in, then it continues with Austria and Great Britain and so on. And then he has also naturally research literature included, like simply one example here. No, this is categorized according to years, no, when the literature appeared. No, Slavic languages obviously are part of it, but also Chinese and Japanese, also with translations. So that's really very useful, and it would be obviously great if we could integrate this in some way. No? So it does not have 703 pages, as you see here on top on the right side. It has about 150 pages. I don't know why he has this page numeration, but it's for, I think, for research on Odorico da Pordenone is really very a very useful tool, no? But it is in printed form, no? So this is how our Sotero library looks like, also as a snapshot, no, if you open it. So as you can see on the left side, we have the present classification, no, of the library. And on the right side, we have the creators, which are the authors. No, this now here is ordered alphabetically. So far we have now 1,500 entries, no, in the bibliography, and then you have the title, the date of the publication, and the people who have entered the data, no? So this one can trace, and you can also open other fields, no, like for instance I don't know, I forgot now, but here you see this on the right side, like this book, which is open. No? There you can choose what appears, so to speak, in this field. No, you see that we have here also literature in all languages included. No? What is the advantage of Sotero is that you can take out literature and create your own bibliography. No, that's a great advantage. No, you can copy it to your own bibliography, and then you can edit it in a certain style. They offer 10,000 styles. No. I don't think, I did not find many of them very useful for our purpose, especially not for Chinese studies, no? But so the one which I use mainly now is the Chicago Manual of Style, 17th edition, note, annotated bibliography, no? I cut the right part, no? Because otherwise you cannot see it. But this is simply an example how you can then extract it and included it for your own studies. And Julia also told me that you can use it for quotations directly. No, so if you work in a Word file, no, then
You can have it also in a style, in a quotation style, no? So this is, it seems very useful for research. Now, I myself did not use it for this purpose yet, no? But this makes quite a lot of sense. And this is really helpful for the public. You see that we have here the Chinese characters, no? And they also appear in a way, no? As we are used in Chinese studies, which was also a difficult problem to solve, no? But I will not bother you with these details. Now, the question of the categorization, no? This is the, as you see on the left side, the categories as they have been proposed by our Venetian colleagues, no? And they have naturally, especially an interest in the categories one, editions of the Devisement du Monde, and philological research related to it, no? We do not have much subcategories, no? You see it only for 4, 7, and for 5, which I unfolded, no? We have Devisement as a historical source, no? I think it is for China or something. It continues like this, and then you have an eventmental history, institutions, economy, and society. No? When my collaborators started to insert material, they found it difficult to follow this classification. No? This is why I gave some thought about the categories of the Devisement du Monde. But I'm not sure whether this is really something which can be realized in the framework of this project. Now, what I used is a free plane, which is a mind map, no? Which has the advantage that you can shift, you know, if you come to another conclusion with regard to main categories or subcategories, you can shift them again, no? And what you can see here on the left side is Polo, no, which is obviously the main topic of the DADM library. But on the right side, you know, you have the topics which might be useful for Marco Polo research, like the Mongol Empire, China, Yuan, no, Persia, the Ilkhanate, no, the early Karbine, no, Rubruk, and so on. So this I think would be good to have included, but then you have to see that the categories on the right and the left side are the same, no? So if you have culture, you have legions, you have Presto John, no? This has to also to be reflected on the Marco Polo side, no? But it has nothing to do necessarily with Marco Polo, but it's a general topic about the Presto John, no? So to balance this, no, is a challenge, no? And I'm really not sure whether it will work out. This is simply a sampling of all the literature under the letter A, no, which I did, no? And I don't worry if your category is not included, no, it's not yet complete, no? But what is also interesting, you have, for instance, here, on the lower part, no, you have the different reductions, no, and for instance, for the Peppino versions, you would have manuscripts, modern editions, research, no, research literature on Peppino versions, and in a special category on Peppino, no, because there also exists research literature about Peppino, especially, no. So this is how I try to cope with this issue at the moment. I don't know whether this will help. No? On the other hand, we have also the CTP documents, as you can see here on top, because it starts with beyond the Marco Polo side, no? On the left, no? We have reference works, we have biographical information, family, governorship in Yangzhou, was he a member of the bodyguard of Kublai Khan, no? The return travel, we would have, could also have here the Dominican milieu, no? Or the judicial and the judicial cases in which the Marco Polos were involved, no?
The CDP documents, we simply would list them here, no? And I created a kind of sample entry, which you can see here, which I copied from an earlier version of the list of CDP documents, no? So this is not the final version. And I took it as a document. No? This is the possibility which is given by Sotero. And we have the title, the date, no? And additional information, which would then appear in your bibliography, something like this, no? If you extract it and would display it in your bibliography. No? You have the title of the document, the date, no, the place where it is stored, and also its siglum. No? Then we have the document ID, no, the place is Rialto. Bibliography is Orlandini La Familia, no, as this all I took from your list. No? And the origin of data is Paola Benussi, and the project is the Codex Diplomatico Poliano. No? So far, our reflections and considerations of this project. And before I end, I simply want also to announce eventually the publication of our conference volume, of a conference which took place already some years ago in Tübingen. It was never intended to be published so late. Okay. But on the other hand, I think it's also now good. It heralds this important year of Marco Polo, no? And we have contributions by French scholars, Italian scholars, many of them present here, no? Chinese scholars, no? And also by myself, no? And yeah, and I'm quite confident that it will be out in February, so next month, no? Okay, thanks a lot for your attention. Yeah, Professor Vogel, thank you so much for this invaluable contribution to our conference. You are bringing us, you know, from a very established and solid ground of traditional studies into the future. What we have foreseen in this presentation is the potential of this information and how this information is organized and pretty much ready for digital assistants. We are getting into the age of digital assistants. They are already there and they assist us, or sometimes they abuse us in different ways. But here we have the information to be ready, to have a system that allows scholars to study and to have on their dashboard, on their word processor or whatever they are using, or slideshow, to have an assistance that pops up this kind of information. So thank you so much. Our second speaker for the second day for the morning session is Professor Chu Yihao from the University of Fudan, Shanghai. He's a professor at the Department of History, a renowned expert in medieval history, what we would call in his department, he is in Chinese studies and mostly in the relationship between China and the West, the Persian West, the examining the Islamic West and other Wests. Today, Professor Chow is talking about China in Marco Polo's documents, starting to delve into the collection of the CDP and to see how can be reinvestigated in relation to China. Professor Yao, the floor is yours. Thank you. Could you give me the control of the PowerPoint? Thank you. Yeah. Thank you, everyone, and thank you. The, are you comfortable here or do you want to sit there? No, so it's okay. You okay? I'm here. Okay. Yeah. And thank you for the host and the invitation having to give me a chance to come here. It's the first time I've been, I come to Italy and even in Italy and have a chance to share with my some my research with all of you. My topic is a very small case studies. And so let's start.
After 1 century of the comparative and the cross reference investigations, most of scholars believe that the Marco Polo's work, the authenticity of the information contained with the Marco Polo's narrative can be confirmed. Meanwhile, as one of the activities who traveled back and forth between the Eastern and the Western Eurasia, his self-reported experience might be boastful, but still remain within the realm of plausibility. But despite of the extensive quantity of details, these findings seems have not entirely disappeared the long-standing doubt among the certain skeptics regarding its regarding the ancestries. The perspective they questioned are comprehensive. According to their judgment, Marco Polo was believed he had collected all his information, not in China, but in some place in the Anatolia. Of course, in the current presentation, I cannot provide a comprehensive answer of all these questions. Instead, I aim to examine two of the most doubtful factors. First, for the events that he obviously could not experience nor collect firsthand information as a witness, through which channel did Marco Polo obtain his information? Is it possible to prove that his informant is wrote in a local society network? Conversely, the investigation of his informant will lead us to some society far from the Yuan China. Second, given that during the 13th and to 14th century, there was several world travels who completed the itinerary similar to Marco Polo's, but someone still do not try to believe that the fact he could undertake such a distance journey, but they used to doubt the remarkable success of him in the Great Han's court. Mongol rulers' favoritism toward the merchant is well known. The successful merchant also became some certain character in the historical resource by chance, but never told their own stories by themselves. Hence, I will examine the historical authenticity and the value of the Marco Polo's account from two perspectives, that of the Christian and that of the court attendant. Yeah. First is Marco Polo's intellectual network. An important contribution of the Marco Polo work is give us a glimpse of the Yuan dynasty through the eye of a Mongolized Christian. The Christian community living in the Far East was the main social network to which Marco Polo belonged, both in the region affiliation and in daily life. Although in the meantime, he had to collaborate with some other guys from the Islamic side or the with the Buddhism field space. During the Yuan Dynasty, Nestorian Christian, namely in the Eastern Church, were an activity religious community along with the commercial road linked the Far East, Mongolia steppes, and also cities of Central Asia. From the 17th century, Nestorian Christians has been in contact with the Turkish peoples, and through their continuous missionary in the Central Asia and the Far East, Nestorian people successfully converted a significant number of the nomadic people. First is Turkic people follow and the various various tribals living in the fringe area between the sedentary and the nomadic society. Under the domination of the Mongol Empire and later in the Yuan Dynasty, these Nestorian people's communities were dynamic in both royal court and in the local societies. They effectively convert the nobles of the tribals like the Ongut, like the Kalei and the Uyghur peoples, and enjoy the numerous official and economic privileges. The Uyghur elite show a positive roles in the conversion of the Nestorian. For example, the most famous travel, Rahman Bar Soma, he is from the Uyghur, and they were also known from their multilingual skills and business ability.
As a recent contribution point out, it's by the Japanese professor Dai Matsui, on the Uyghur inscription found in the Hohhot in modern China, in the Mongolia, demonstrate that Turkic Nestorian people's network during the Mongol era extend from the eastern Tianshan region and linked Inner Mongolia and even to the source part of China, like Quanzhou and Guangzhou. Furthermore, this network largely overlapped with the pilgrimage network of the Uyghur Buddhists. This suggests that during Marco Polo's journey toward the east, there was ample opportunity to encode the Nestorian Christians. Meanwhile, this commercial network served as a channel of transmit information. Unlike the Luke, he expressed a very strict criticism toward Nestorian people, but in the Marco Polo's descriptions in his work, his attitude toward the Nestorian people was most positive. For instance, he described this Elkhorn people have a very graceful figure and praised two Nestorian churches in the Jianyang Fu. In his chapter number 198, Marco Polo, in his storytelling style, recount a battle between the Haidu and his and the son of Kublai Khan Nongan and the Georgians, great Han's son-in-law. And according to the narrative of this chapter, we can clearly observe how the information circulated through the Oriental and Catholic Christian networks and influenced Marco Polo's narrative tendency. So it is a very long story, so I cannot read it by word by words. According to Marco Polo's work, it was happened in the 1266. Yeah, and in this year, the Haidu tried to invade the Karakoram, and at the Mongolian side, and there is more than 60,000 horsemen were equipment and a great number of foot soldiers involved. It was in a very important source, and we can find how these sources can march to the Chinese documents. And then, after describing a violent brought battle, Marco Polo reported a withdrawal of the Haidu. And he said, and when the son of Great Han and the great son of the Peter Zhang saw the King Haidu and all his people were gone off, they do not go out, but let them go quietly. Is Marco Polo's account of this event credible? Above all, it is necessary to point out his narrative has confused some data due to him or his recorder's carelessness. The first battle in Marco Polo mentioned should be identified as the rebellion of the Prince Shiriki. The event occurred in the 1278, not 76, not 66. The core event during this rebellion is the kidnap of the Nomgan. He was captured and sent to the Golden Horde. But during this event, Kaidu remained in the bystander position, not actively involved. As for the second battle, which Marco Polo mentions that occurred 2 years later, namely in 1278, but there's a lack of correspondence recording Chinese and Persian sources to match Marco Polo's account. Instead, a historical source affirms that the only document invasion of the Karakoram by Haidu in the second half of the 13th century took place between the 1289 to 1290. Firstly, primary, Haidu had a significant advantage, and the Yuan army suffered heavily loss. The official history of the Yuan dynasty therefore contained silence and a fragmented account of this war, probably to avoid mentioning this military affairs. I have examined the course of the war and reconstructed the chronicle timeline. Yeah, it's here. The first step is background of the instigation of the rebellion. It's led by the Nayan, a descendant of the Timur Ochkin. Inside, Haidu joined his rebellion against Kublai, aiming to overthrow him. So it starts from the 1287. Nayan formed as an alliance with several Chinggis Khan princes who rebelled in the Manchuria. But
By July 1288, Haidu's force came partly victorious. Provoked by Haidu's success, several Yuan generals considered defecting to the Haidu side. And despite his age and declining health, Kublai personally led an expedition to regain the Karakoram when the defensive system was totally crumbling. The Yuan government faced disintegration of defense, called upon the old Chinese infantry and recalled soldiers from the Korea Kingdom. This is why Marco Polo would emphasize that there was a great number of the foot soldiers in Yuan's side, because it's a very unusual events in the Mongolia steppe. There are so many the foot soldiers appearing there. Before Kublai's army confrontation, Haidu retreat from Karakoram, but ambushed Yuan armies in a branch of the Konghai Mountain. Yeah. It's lucky I found in the Mamluk historic work, the chronicle written by the Baybars Masuri described this battle between the Yuan and the Haidu, and offer a different perspective on these events. Unlike Marco Polo, Baybars presented the correct date and detailed descriptions from the perspective of the Haidu side. More important, his narrative style and his access of the information provide a parallel case to aid in our understanding of the Marco Polo's account. In Baybars' connect, it's very long, so I just summarize some important point. He mentioned the year. It happened in the year Hajli 687. It means in the 1288 to 1289. And Haidu marched with his army for his intention against Kublai. And one of Kublai's commanders submit to him and went accompanied with him. When this information reached Kublai, he equipped his armies and sent them in company with his son Nomgan to fight against Haidu. And Kublai's general, the former Kublai's general, the Totoka, suggests Haidu, when they meet the Kublai's Yuan army face to face, and they suddenly turn back, and try to lead them to a village between two mountains, and in this place, the Haidu's army will try to ambush Yuan troops, and so the Haidu turn back as he suggests, and they smash the Kublai's troop, beat them, and kill a great number of them. And then they trace them back to their dwelling. They plunder there and capture a lot of the women and the children. And many of them captures were even be brought to the Egyptian as a slave. Nomgan escaped only with few fellows. As a young slave of Mongol origin, Baybars Masuri entered into the Mamluk court. His experience demonstrated his personal interest in the news relating to the Mongols and the Oriental wars. And the social network he might have relied on, a small Mongol circle serving in the Mamluk forces, Mamluk systems. Baybars' way recording and his access of information inspired us to rethinking some details of the Marco Polo's account. For example, in the aforementioned account, Marco Polo hints at the defeat of the Yuan army in the initial battle. He doesn't explicitly state it, but implies this by overstating the value of the Haidu's army, and emphasize the Yuan army's decision not to pursue the fleeing enemies. Meanwhile, Marco Polo mentioned repeatedly the Georgians, the Kyrgyz, the Christian worship, suggesting as his source of the intelligence. It's just like the Baybars emphasized his information was gained from the young Mongols captures, captives who appear on the slave market in the Cairo. A piece of the Yuan Chinese document also definitively confirmed this event and the record of Marco Polo's.
And in this document said, it's one of the historian great man, name is El Kowan. His name is Kuryagis. It's a very standard historian Syriac name. And he said, in the second month of the 12th years of Zhiyuan, it means the 1291, a memory was submitted to suggest to repay the Kuryagis the price of the rice, because the manager said, in the 1 year before, when the Mongol armies were defeated by the Tolduha, it's the same person appear in the Arabic sources. There was a prince Nomgan's subordinate. One name is Burun Batu, and the another name is Haman, and the others, totally 11 Kuryaks were defeated. Kuryaks had distributed 315 horses and 4,000 the grains to them. And Kuryaks, this name suggests that he might be a charge of the Eastern Christian people, which was prevalent among the Turkic Mongol peoples. During the era of Genghis Khan, one of the brother of the Kilis king, the Wang Han, also owned this name. Additionally, in a set of the commercial document found in the Turfan regions, a person named Kuryagis frequently appears in some commercial transaction with the local residents. And the professor Metzi Dai also found an Otok merchant named with Kuryagis in the inscription which written on the white pagoda in today's Hokot. And he is a Uyghur people from the Uyghur regions. Given that Yuan official series discussed the Korea's compensation, it indicates that he had a certain official status. During Yuan era, the most common status of this historian Uyghur people obtains was the Otok, the commercial agent. And why we cannot definitively identify this Kuryas as the same person mentioned in the inscription of the White Pagoda and in Marco Polo's sources. But personally, I lean toward this view. We know that in the 1292, Marco Polo was commissioned by the Kublai Khan to accompany the princess via the maritime road to Persia for her marriage to the Ilhan. This timing fell just 1 year after the occurrence of the conflict between the Haidu and the Yuan armies. And therefore, it should be the last first-hand information that Marco Polo received during his stay in China. He was able to obtain such detailed information about this event, which had been carefully omitted by the Yuan source, in large part because of his connection with the Nestorian peoples and the Nestorian community. Perhaps it is possible to consider that he directly acquired this information from the Kuryagis as the witness of the whole events. By analyzing this account of the Kaidu's incursion into the Karakoram, the capital of the Mongol Empire, we can clearly observe how the information circulated through the Oriental and Catholic network and influenced Marco Polo's narrative tendency. Furthermore, we can all assume that the Christian network revolved around the fief of the Ongu and Prince Georgias, and devout Nestorian Christian and generous patron, and the linked step territory like Tiande and today's Datong and the Dadu plays a very crucial role in Marco Polo's life as a source of intelligence. Yeah. And the other point is about the mirror image of the Marco Polo, because some people were doubt that I tend to believe that Marco Polo exaggerated his status and closeness to the Kublai Khan. For instance, in an interview in 2012, one Chinese professor suggested he, Marco Polo, close relationship with the Yuan emperor and his long experience as a local official may be over exaggerated. Meanwhile, the absence of Marco Polo's name in the contemporary Chinese sources undoubtedly reinforced this skepticism. However, Marco Polo was just one of ambitious young people who had the opportunity to wander on the road across the Eurasia continent. He could not have been
are only case. Here, I would like to present a parallel case of Chinese people who also embark on such a long journey. His experience probably allow us to question famous professor Herbert Frank's assertion. But the fact remains that there was no Chinese Marco Polo, no Chinese Rubruck, and Giovanni da Montecorvo. On the contrary, as a mirror image of Marco Polo, his journal and experience corroborate the latest success on the Mongol court. It is I found this source in the Sifting. His name is Sifting Arugunsha, and I found his source in a very famous Mamluk biographical dictionary written by the A. Buck Saifedi. And I wrote this article and submitted it last summer in the Sapporo, Japan. And this is here is some summary of my article. Arugunsha was brought to Upside Han from China by a merchant named Kamaru Kidai, all along with the other seven slaves and 800 set of Chinese-style wooden clothes. They were among the property of the Abbaside set inherit from his father and grandfather, namely inherit from his ancestor Chinggis Khan in that territory in East China. And subsequently, he informed Abbaside about adultery of the Dimashq Hoxha, his famous journal, and one of Yehan's concubines. And this result in their execution. Between the 1328 to 1333, as a part of peace negotiation between the Ilkhanate and the Mamluk Sultanate, Arugunsha was sent to Cairo and as a diplomatic gift. It was during the third reign of the Nasir Muhammad Qarawun's era when he arrived in Cairo. Sultan Nasir was the youngest son of the Qarawun, and his mother is a daughter of the Mongol general. At the same time, the influence of the Mongols at Sultan's court was more evident. The people of the Mongol origin and the Quanxi Mongols, it means the people who come from territory of the Mongol Khanate and who had a Mongol-like appearance or speak Mongol very frequently, would be warm welcomed by the Sultan. Therefore, the Arugunsha skipped the period of the military train and was granted as official rank as a chief of all the Jamadariya. It means the master of the robe by the Sultan. After the Nasir Sultan's death, Arugunsha then presented himself to another Sultan, Muzaffar Haji, and he announced the latest succession. Then Arugunsha was sent to be a governor in Safed. In June of 1347, by setting gifts and jewels to some senior Amir in the Sultan of the Sultan, Arugunsha was appointed as a Naib of Alep. One year later, he extended his authority as a whole territory of the Syria. Then he became a man of full authority of Syria. He was listed as one of the most important Amir in the Mamluk Kingdom. In one year later, 1388, plague struck Syria. Arugunsha escaped the plague, but met an untimely end to his career due to the assassination. So, comparing to the personal trajectories of Marco Polo and Arugunsha, we can find some significant similarities. First, in comparison of the local inhabitants, both were foreigners who come from distant land. Marco Polo is Italian, and the Arugunsha is a Kidai. Both of them in their living society is a very minority in the society. And the second similarity is that they both enter into an inner circle of the rulers and they become the latest truest attendant. As a result, they both achieve a significant success in their career. Marco Polo is widely regarded as Kublai Khan's otok. And Arugunsha's initial role differ from Marco Polo. He's serving as a personal attendant. Upon to his arriving into Mamluk Sultanate, the Sultan system require very close relationship between the royal slave and their master. So he therefore established a very strong bond with the monarch himself. Thirdly, and they receive a certain position in the administrative systems.
Markable was sent to supervisors and the local commercial affairs and also participated in several diplomatic missions. Due to his privilege, based not on the bureaucratic system, but on the Great Han's trust, he scarcely was mentioned in any Chinese official document. In this respect, Alugunshai is saying, Alugunshai seems to have a more fortunate, but he still left no trace in Chinese and Persia sources either. And this aspect probably appears in to address doubt about the authenticity of Markable's success. Being a foreigner with no obstacle to climbing the ladder of power, with the significant luck and the favor from the rulers, they could ascend to the peak of the bureaucratic systems. The fourth point rely on their service to the emperor, to the ruler. They both accumulated substantial personal wealth. In later rumor, Marco Polo and the nickname of the Milioni, due to the widespread belief that great wealth, great rich exceeding a million from the Kublai Khan. As for the Alugunshai, why not renowned for his personal commercial skill? But his wealth was equally remarkable. Like many noble Mamluk Amir in the Sultanate, his property came from the production of the fief, the Sultan's reward, private industries, and extra. Contemporary Sephardi, ironic remark, after Amir Tangis, he is the former Syriac the mayor. There is no one who has attained the fortune on the position of Naib Shah as much as he has. Fifthly, their success was close linked to their experience with the Mongols. Marco Polo, the son of Venetian merchant, benefited from his family prior service to the Mongol Khan, providing him a foundation with a court due to their familiarity with the Mongol affairs. And he said he can speak five languages, but someone think it's a rumor, and it's mainly the China, the Mongolia, Turkish, Persian, Arabic, and his native language, Italian. His multilingual skill gained him a favor with in the Mongol court. On the other hand, the Alugunshai also, he has come from a household affiliated with the special royal lineage. He may have to speak very frequently his master's language, Mongolia. And also, I think he can speak in Turkish, a kind of the dialect of Turkish, as it was not only official language of the Ilkhanate, but also widely used in the communication among the Mamluk and Lites. Additionally, there was a number of the other similarity between the Markable and Alugunshai. One of the note was scenes is Marco Polo's banquet when he returned to Venice. And the contemporary said that he showed the all the participator the very rich very the special clothes. And when they used the knife cut off the clothes, and there's a lot of the rubies, the diamonds, the jewels suddenly draw forth to the in front of the public. And this is a picture. This display of the wealth in public, often through the lavish attire and the jewels, was not only in Markable's court in the Mongol court, but also introduced into Iran and Egypt by the immigrants, and was considered by the locals as a typical Mongol custom. In Alugunshai's biography, while he entered the city of Damascus for his inauguration. He adorns his horse with a magnificent saddle. His saddle was embedded with gold, and his cape was decorated by the jewels and gemstones. Similar descriptions appear in the several biographies of the many Mamluk high officials of the Mongol origin, such as Amir Hussein and his political opponent, Bashtak. Both come from the Golden Horde.
According to the biography, when the Hossein used the to write in Kailo, he would write like a Mongol king, a Tatar king, the Moluk Tatar, escorted by the 300 horsemen in two lines, each line preceded by a man beating a Mongol drum. Likewise, when Bashtak appeared on the Sultan's court to accept his fief, he gave each emir two horse and three pieces of the golden and embroidered the brocades. So, to the short conclusion, therefore, this description not only affirmed the authenticity of the Marco Polo's record, but also explained the motive behind his actions. Based on the aforementioned comparison, it became evident that Marco Polo's experience was not the isolate one during the Mongol era. In fact, a certain number of the young peoples, driven by the personal ambition, embark on their own adventure into the Mongol court. Undoubtedly, a few of them were as lucky as Marco Polo, and almost none of them had such a chance to meet Lutecello, and the person destined to record his legendary tales. And here is some appendix. It's based on the Professor Nanetti's question. Here is the testament. In the last testament, it's dated in the 39 of the Matteo Polo, uncle of Marco Polo. He expressed desire to return the money that was given to him and his servants, Marcano, who passed away in the Tabriz. He want to divide the money equally between two persons, Machu and who is his natural son and heir, and the Yuja, who is the mother of Machu. Regarding to Machu, I suggest that it could potentially be associated with the Chinese name Maiju. This name is formed by two characters. One is the Mai, is to buy, to purchase, and Zhu is stay, reside, respectively. Here, the significance of the buy, the purchase, express a complex and subtle emotion. It impresses that this child might be not considered so important because he was bought from the, like slave, bought in the from the market, and therefore could avoid the excessive attention from the god of misfortune. In this way, this child could reside in their parents' home safely for a long time. Given the relative higher children mortality rate in the medieval area, it is not surprising that the meaning of this combination can be understood as a supplication of the parents. The variant form of this similar meaning of the Maizhu, including the Suozhu, is a Chinese, with the Chinese character is locked and stay, and the Yaozhu is means to be bitten and stay. And so they also should express some such hopeness to stay a long time. According to the Yuan Shi, it is obvious that his name is widely popular throughout the Yuan Dynasty, used commonly among the up and the lower class people. For example, in the 13th, the personage named Mai Zhu was promoted from the position of protectorate, the Duhu, from the right aide to the of the palace secretariat. Is from here, the Zhong Su Yu Cheng and Mai Zhu. Besides, the Yuan Shi also mentioned this name more around 21 times, including people from both and higher and lower statures who serve in the military and the civil institutions. This name also appeared in the Persian sources. In the Rashiduddin's Jamia Tawarikh, he mentioned Amir Hizaro, it's a Kayak's name is Mai Zhu. Who was mentioned, who is recorded as a come from Jalayu, it's a branch of the Mongols tribal. He was involved in the Bugis conspiracy against Arugun Khan. So all these people were, when they failed, all these people will be executed. And also in the Rashiduddin's contemporary Wasaf, he also mentioned the same story and the same person in his biography of Arugun Khan, and as Mo Zhu, just omitted the long war E.
And it is worth to attention is Marco Polo, in Marco Polo's testament, his spelling is more true, is a Jew, is a J. But he can speak or he understand the Chinese one of the Chinese dialect in the northwest China, north part of China, it should be in the Latin transliteration, it should be true, it should be said. But he used the J or C. It's very close to the spelling form in the Persian and Arabic, Persian and the Turkic source. Regarding to the Yucha, who is identified as the mother of Maiju? Yeah, I perceive to this character Cha is potentially representing Cha Ti. And you could correspond to Chinese character the Yu Jade, or its homonyms the Yu and the Yu. Cha was a very common nickname for the young girls, particularly among the maid servants and the low class individuals during the Song, Jin, Yuan, and even the Ming Dynasty. And during the Mongol era, immigrate from China, they were commonly mentioned as Kedai in Persian sources. Was mainly settled in the capital of the Ilkhanate, Tabriz, and in the seasonal royal camp of the Malacca and the Sudanese. They served the Mongol court as attendant, interpreter, and various technical expert. Besides, they also worked for the Mongol nobles and high rank officials like Rashtadin. And in Rashtadin's work, Norme indicated that he employed several Chinese physicians. When he began to establish a hospital and a medical school in his fief, Chinese immigrants were also found in the northwestern province of Azerbaijan and the adjacent regions of Iran and Mogan, along with the Mongol tribes. A geographic book, Nuzhat Kru, written by the Mustafi Ghazvini, describes the inhabitants of these areas are Chinese, Akitai, who had a fair skin and beautiful appearance. Based on the above discussion, we have reason to assume that two individuals mentioned in the Martyr Boros testament are both Chinese. They might, their name is from Chinese. They might have been attendant brought back by Marco Polo himself from Yuan China, or at the very least could attest the close connection between Marco Polo's family and the community of the Chinese people who live in the Iran. Yeah, thank you for attention. Thank you very much, Professor Chu, for your contribution to our conference. You gave us, I think, quite a strong demonstration on how, if we want to work on Marco Polo, who connected works and on his legacy, we need to reconnect those words, and we need to reconnect and put in dialogue primary sources from different areas and different competences. I think it is a chance not only for scholarly work, but to reconnect words that are differently disconnected nowadays. So thank you so much for your contribution. Welcome back for the second part of this morning session. We are starting with Professor Luca Mola, who is a colleague from the University of Warwick and also quite well established in Venice, also because of his institution and the center that they have here. We wanted Professor Mola in this conference to start thinking about commodities and goods in the documents of Marco Polo. He's an expert in this field. He published extensively, and he will give us a presentation of the new research outputs that he had recently. Luca, the floor is yours. Grazie. Se poi mi fa andare anche il PowerPoint, la foto l'ho fatta io ieri. E grazie mille. Quando Andrea Ranetti mi ha detto: ah, a te abbiamo segnato le merci, ma non è che
a memoria ce ne siano poi così tante nei vari documenti poliani. E per cui alla fin fine, come vedrete, vi parlerò soprattutto dell'inventario, ma cercando di leggerlo in una maniera che non avevo letto neanch'io la prima volta. Ho pubblicato, e qui è bello poter, diciamo così, criticare se stessi su due punti che vi dirò. Beh, uno ieri è stato detto, quello del Bocta o Bocchetta, che anch'io ho messo questa bella foto su un articolo e poi l'ho citato in un altro, della principessa mongola con questo cappello enorme con le perle, e abbiamo saputo ieri, ma insomma l'avevo capito leggendo altre cose pubblicate dopo, che in realtà è un oggetto non comunissimo, ma insomma che si trova a Venezia e non è un Bocta mongolo. Questo è il primo, la prima scusa. Quindi chi avesse gli articoli sotto mano, cancelli col neretto la parte, lasci la foto perché è bella della principessa. E la seconda, ne parlerò poi più avanti, è quella dell'inventario, perché il professor Formentin mi ha convinto effettivamente con argomenti inoppugnabili che non ci sono altre due cedole dell'inventario, una per la Belella e una per la Moretta, è solo Fantina, cioè sono tutte e tre insieme, c'è una divisione, però io ho ancora dei problemi con quell'inventario e li solleverò, nel senso che non lo riesco a capire tutto molto bene. Allora, ieri si è parlato a lungo, anche troppo, della cosiddetta mamma di Marco Polo, questo documento. Allora ho detto, ve lo mostro, così siamo a posto e abbiamo finito la discussione su questa cosa. Voi vedete sulla terza riga a destra, Ego Elena Mater Marci Polo. E poi si ripete in chiusura di atto con un altro caso, ed è questo documento di una quietanza che questa donna fa ai giudici del comune, una magistratura che è molto alta, ma che finirà. Vi faccio una carrellata anche degli altri tre documenti, quelli sì, sicuramente di Marco Polo, trovati molto casualmente, perché non è che sono andato in cerca, non lo pensavo, stanno nella miscellanea della Cancelleria Inferiore. Anonimi, frammenti di registri, stupefacente perché c'è solo una busta che copre il periodo di Marco Polo, che nessuno fosse andato a darci un'occhiata, non sono 100 buste. Questo, che non invita molto, come vedete, è il primo documento della prima pagina di questo frammento. Il documento di Marco Polo è l'ultimo, non so se riuscite a vedere perché non ho il puntatore, ma nella prima riga verso il fondo, non l'avevo visto neanche io la prima volta, c'è Marco Pollo di San Giovanni Grisostomo, che fa un prestito causa amore e dilezionis, non sappiamo poi quanto sia vero, si vede meglio in un altro documento, nello stesso frammento, dove lui è assieme alla moglie Donata. Quindi non ci sono dubbi che sia lui San Giovanni Grisostomo. Siamo nel 1317, io ho fatto l'ingrandimento, c'ha la doppia L, che ha fatto ridere i miei colleghi inglesi che sanno un po' di italiano, perché Marco Chicken fa un po' ridere, del confine a Santi Giovanni Crisostomo e Donata e Iuxor Deodem Confinio. Qui è una quietanza per due clamores che avevano fatto, una questione un po' complicata, su una proprietà dei Polo che avevano a San Marcuola. Il terzo, invece, quello con la cancellatura, è il penultimo sotto, anche qui è Marco Polo, che invece questa volta ha un contratto di colleganza, praticamente un prestito di ben 400 ducati, che è il doppio dell'oggetto di maggior valore dell'inventario, che è la tavola d'oro, quindi non sono scherzi. Chi li prende è questo Giuseppe Naia, e non abbiamo dubbi, l'hanno letto in 100. E non rientra il cognome, non si trova mai. Ci sono dei vaia, ma è veramente un po' una cosa misteriosa. Scusatemi che tiro fuori l'orologio perché non vorrei mai sforare di troppo. Comunque, questi sono documenti. Andrea, tu mi dicevi che questo forse è l'unico documento in cui lui fa un prestito direttamente in prima persona, che non viene da altri documenti che Sì, noi sappiamo, da quello che processi. abbiamo sembra sempre di sì.
Comunque, trovare tre documenti di lui che agisce in prima persona, non che rientra in qualche modo in un altro documento, è fortunoso, ma è anche. Siamo riusciti anche con Paola Benussi, che mi ha molto aiutato anche nella trascrizione, che sembra facile, ma non lo è, a capire chi era il notaio che ha i testamenti, e abbiamo trovato che è un gruppo di amici preti notai che stanno a Rialto, rogano, però fanno tutti i testimoni l'uno con l'altro. Quindi andando a vedersi gli altri notai, con la sua firma come testimone in qualche pergamena, abbiamo visto la grafia e siamo poi riusciti a trovare che era lui, siamo andati a vedersi i suoi testamenti. Non ci sono dubbi che è Pietro Rosso, un prete notaio. Qualche altro ritrovamento c'è, non so se sia inedito, ve lo mostro, che ha a che fare un po' con i commerci. Allora, uno, seconda riga, Giovanni Polo, dove siamo? Fatemi vedere. Eccolo qua, terza riga. C'è Giovanni Polo di San Giovanni Crisostomo, è un po' tagliata l'immagine qua sullo schermo rispetto a come ce l'avevo io nel mio PowerPoint. Questo è il fratellastro, giusto, Giovanni, e ha pagato per una causa di questi Amado, contro un certo Marco Corello o Corelle. Poi ce n'è un altro che questo precedente siamo all'inizio degli anni 10 del 300. Qui c'è un signor Giovanni Benedicto Sante Marine, testimone, quod cum facte fuerunt rationes, sono stati fatti i conti di una cocca che aveva in società il testimone, cioè con Marco Polo di San Giovanni Crisostomo e Marco Natichelio, ed è tutta una questione che ha a che fare con la morte del Natichelio. Ora, mi piacerebbe dirvi che è Marco il viaggiatore, ma no, non è, perché siamo qualche anno dopo la morte. È Marcolino, che è cresciuto, lo zio è morto, e lui può chiamarsi Marco molto tranquillamente. Non è possibile perché c'è un riferimento sotto, dove Marco Polo soprascritto c'è una data che ci dice che non è un estratto da un documento precedente. Comunque ha a che fare col commercio, con una società per una cocca, quindi una nave tonda con cui commerciavano. Un documento che non credo possa rientrare neanche nella versione online, perché non ha direttamente a che fare con Marco Polo, però insomma è un nuovo ritrovamento. Andiamo un po' alle merci. Cominciamo con le merci invece. Si è detto anche ieri che la merce principale che si trova nei documenti di Marco Polo, anche quelli esterni all'inventario, è il musco. Qui abbiamo un Taquinum Sanitatis, che lo vedete, è contenuto in questo vaso di ceramica molto grande, sembra quasi un vaso spagnolo, perché siamo nel 300, non so se si producessero già vasi di questo tipo, con queste specie di confetti. E sono delle palle, come non so se sia tutto l'animale, ma l'animale ve lo mostro qua. È stato descritto da Marco Polo, è un piccolo cervetto come grande come una capra, dice, c'ha questi due dentini un po' da vampiretto, e sull'ombelico dice gli viene una postema, cioè una specie di bubboncello in un certo periodo dell'anno, da cui si estrae questo essenza, che è un profumo che ancora oggi si usa in profumeria. Per farlo immagino che si ammazzi l'animale, che però è molto buono da mangiare, dice, per cui non è un problema, si mangia. E in alcune zone dove questi animali sono molto diffusi, dice, c'è un odore di muschio che si sente. Questo mi baso sempre seguendo quello che ha fatto ieri Eugenio Burgio sulla cosa di Ramusio, sulla versione di Ramusio. Senza andare sempre su, però, le aggiunte che lui fa di quando Marco Polo torna, su quello ci torno anch'io. Ecco, questa è seccata la, diciamo, questa bubbone, questa, come si può chiamare? Non è una ghiandola, è una ghiandola. La ghiandola chiusa, come si poteva commerciare, e la ghiandola aperta con questa sostanza che poi è molto, pensavo fosse più morbida, è secca in questo caso, e quindi sarà stata trattata. Ecco, il muschio ha già scritto tutto Davide Jacobi su un bellissimo articolo di diversi anni fa, ha fatto un elenco
Prima ha spiegato in un bel paragrafo quanto importante fosse il muschio nella cultura islamica durante tutto il Medioevo. Poi, e ha ragione, la rarità invece nei documenti fino al 300 avanzato e anche dopo. Dopo ci sarà ancora nel 500, i profumieri a Venezia si chiameranno i muschieri perché facevano anche i guanti profumati al muschio, sono una professione. Anna Messinis li ha studiati nel suo libro sulla storia dei profumi a Venezia, i censiti. Ma in questo periodo è molto raro e qui vediamo che Marco Polo ha degli affari con questo Paolo Berengo, ha degli altri affari con Paolo Girardo che non sembra soddisfarlo, quindi hanno una questione. Si parla sempre di mezzo chilo più o meno, anche meno, 359 grammi. Questa Nicoletta, moglie di questo speziale Valor, lascia in deposito vari oggetti a Marco, che però non gli appartengono, e deposito che probabilmente è anche un pegno, come sappiamo dall'inventario che aveva dei pegni, ma era comune nella Venezia dell'epoca, e gli lascia un saggio, un pochino, insomma, 7 grammi e 49. Però eccolo qui che nel suo inventario di casa ci sono tre bossoli di muschio con un certo peso perché arrivano anche a valere 217 ducati, il calcolo fatto da Jacobi, quindi una bella cifra nell'insieme. E qui passiamo al cuore dell'intervento, cioè all'inventario di Fantina. Questo è il processo del 1366 al cui interno c'è l'inventario di casa di Marco Polo. È redatto ai primi di febbraio del 1324, e qui ne abbiamo un po' discusso ieri, dal marito di Fantina, la figlia di Marco Polo, e dalle tre sorelle, Fantina, Moretta e Bellena, che vanno in una parte della casa. Per conto mio, e qui lo dico subito, poi ci discutiamo anche con Vittorio Formentin, semmai, è forse l'inventario solo delle cose che volevano vendere, o solo delle cose di cui volevano far capitale. Vi spiego anche dopo il perché, forse, per conto mio. Ad ogni modo, queste sono tutte le pezze che ci sono nell'inventario. Quindi, a parte il muschio, non c'è quasi nulla. Abbiamo un po' di rabarbaro, cosa cinese, che arriva dalla Cina, ma 5 soldi di grossi sono 2 ducati e mezzo. Non è praticamente niente. Sacco di cuoio con legno aloè, 8 soldi di grossi, 4 ducati, quindi 6 ducati e mezzo in tutto le spezie che non sono il muschio. Direi che questo forse quasi si può pensare che era quasi per l'uso di casa e si vende, perché il muschio no, perché quando arriviamo a quella cifra certamente non si profumavano con quella intensità. Qui vi faccio vedere, ma c'è la mia immagine che copre un pochettino, comunque quello sopra è il Poicolotti. Il rabarbaro fa una descrizione, radice, vuole essere fresco, tutti piuttosto amari queste cose. Qui è lo Zibaldone da Canali, invece un manoscritto veneziano di Mercatura, siamo sempre nel XIV secolo, dove parla del rabarbaro, il colore, cosa c'è dentro, come che colore deve essere, e l'aloe, e tutti e due piuttosto sull'amaro. Non c'è il muschio neanche in Pegolotti, che è il più bel manuale di Mercatura, e quindi il muschio si vede che nel 300 ancora non è un prodotto così comune in Occidente. E Marco Polo, da questo punto di vista, essendo un prodotto cinese e essendo lui che traffica a alto livello, sicuramente è una cosa importante. Poi, visto che ci siamo, abbiamo già discusso del pelo che è della bestia, come vedete sopra, questo è il piccolo passaggio dove si parla di questo sacchetto che è il pelo della bestia, e qui la descrizione che nella versione del Ramusio Marco Polo dà, dice: avvi in questa regione del Tibet buoi salvatici che sono grandi come leonfanti e sono molto belli a vedere, che gli sono tutti pilosi salvo che lo dosso, e sono bianchi e neri, e il pelo è lungo 3 palmi, qual pelo, ovvero lana, è sottilissima e bianca, e più sottile e bianca che non è la seta. E Messer Polo ne portò a Venezia come cosa mirabile, così da tutti che la videro fu reputata per tale. Ora, vi faccio vedere anche l'animale, perché è bello vedere anche l'animale, alla fin fine, e questo è lo yak selvatico. Io avevo ipotizzato, ha trovato la definizione giusta di Vittorio Formentin, che è il lessico familiare. Questi sono
la famiglia che va per casa con un pezzo di carta, di fatto, a fare l'inventario scritto dal marito di una delle tre, che poi non sarà, non si comporterà molto bene nei suoi confronti, perché non le pagherà mai questa parte della sua eredità del padre, e non so se con affetto o con fastidio, dicono a Elpeo che sei dea bestia. Io a 700 anni, se lo dico, mi viene bene nel veneziano di oggi, cioè non c'è niente di strano. Si capisce subito che non è una registrazione normale di un oggetto normale. Quello che stupisce un po' è che ci mettono un prezzo, che se non sbaglio è 10 soldi. Quindi 5 ducati, adesso cosa valeva 5 ducati il pelo dello yak, a meno che all'epoca non fosse talmente famoso a Venezia che tutti, che è come comprare gli occhiali di qualche rockstar o cose simili, insomma qualcosa che ha un suo valore non intrinseco del materiale. Sulla domanda di ieri mi ha fatto forse la signora sul sacco o sacchetto. Allora, che sia un sacchetto, io ci ho pensato, finita la conversazione. Se io dovessi partire dalla Cina per tornare a Venezia, non mi porterei un sacco di pelo di yak, me ne porterei un sacchettino per ricordo, perché non giro con un sacco di pelo di yak, entro sulla nave con la principessa che deve andare. Insomma, questa è la mia opinione, che ci sta il sacchetto. Per me, come interpretazione, sembra più quello dello yak. Ma andiamo avanti perché ci sono diverse, ecco, non indietro. E poi le paiza, va bene, e su queste abbiamo già detto, mancano le tre, o questa è una delle tre, non si sa. Ho guardato il conto che fa lo zio Maffeo delle tre, dice 250 lire a grossi. Nel 1310 il cambio che danno Muller e Lane alla loro tabella di conversione porta a 78 ducati e qualcosa. Rispetto ai 200 di una sola, allora questa è tavola granda, forse, questa ha una dimensione diversa. E le altre che erano pure del Granca, magari se le sono tenute e non le hanno fuse per ricordo, e questa invece, che magari è una delle ultime che gli ha dato il cane degli incani, decidono di fonderle. Ad ogni modo, visto che uno zecchino, un ducato è 3 grammi e 50 qualcosa, se il valore, solo il valore dell'oro, questo pesa 720 grammi. Più o meno quella paizza. Se invece c'è un valore intrinseco anche qui, allora si abbassa o si alza, insomma, allora, cioè si abbassa il peso, probabilmente non possiamo sapere quanto. Di puro oro siamo a 720 grammi. Vorrei passare a questo estratto, perché questo è un po' il centro della mia relazione, sono già a metà, ma siamo al centro, ed è un estratto che vedete qua in doppia pagina, fronte retro, delle sete, perché l'inventario di Marco Polo per più di 75 sulle 178, mi pare, registrazioni sono sete. Ora è lungo e non vi sto a tediare, ci sono alcune sete che sono state anche da me, ahimè, interpretate come sete probabilmente orientali, quelle cambia color, quelle con strani animali. Non ho dubbi sulla seta Katai, non ho dubbi su alcune. Ce n'è quella Tolai d'Ora che non sappiamo assolutamente. Per i colori vi affidate adesso tranquillamente al glossario bellissimo che è stato fatto da Formentini su tutto l'indice. Quindi per colori, tessuti, insomma, è del tutto affidabile, è molto ben fatto. Ah no, scusatemi, questa è l'immagine prima. Ero saltato già il documento. No, questa è la lista di tutti i vestiti che ci sono in casa. Vi pare possibile? Allora, togliamo le cinture, togliamo i veli o le scuffie, togliamo fazzoli e altre cose. C'è un gabbano de tela, un gabbano di tela, un gabbano oro inforato di taffeta biavo, questo è carino, una manica di gabbano oro che vale un ducato. Una zuppa, cioè una giubba di zendato vermeglia, lo zendato ne parlerò dopo, un tessuto molto leggero, una cappa oro, un fuora del tabarro e poi un varnazzone peloso e bianco. Ora, questa sarebbe l'unica cosa con cui Marco Polo magari è andato alla riunione dei frati di San Giovanni Paolo, cioè non ci sono i vestiti.
né delle figlie, né della moglie, né le sue. Non c'è un vestito, praticamente, che sia decente. E quindi questo mi fa pensare che qua siamo davanti a qualcosa molto distante dall'inventario di tutta la casa. Andiamo sui tessuti. È lungo, sarebbero 5 schede. Cominciamo in eretto, messo le sete o gregge o semilavorate, quindi i foleselli di seda, che sono i bozzoli di seta, e ne ha per 20 ducati. Come vedete sono 24 libbre. Poi comincia tutta una sfilza molto lunga, se voi guardate, guardate questo documento, di cui di solito noi guardiamo la parte sinistra, dove c'è la descrizione del colore, dove c'è la descrizione del drappo, e pensiamo che questa sia tutta roba che loro indossano. Ma no, sono drappi, sono pezze, sono cavezzi, cioè scampoli, e non è un drappo di dosso, sono tessuti, e se guardate, la maggior parte sono pezze. La tigela non sappiamo cosa sia, ma deve essere un pezzettino piccolo perché costa 3 ducati di questo udi de seda. Il resto, clapu, che è un altro pezzettino, tolti alcune cose in pegno, i paramenti di altare e così via, siamo all'interno di un consistente, diciamo così, magazzino di mercante di sete. Quindi io vedo Marco Polo principalmente come mercante di seta. Poi fa anche il muschio. Qui vado avanti, poi c'è della seta greggia, che sono 80 ducati, quindi tra seta greggia e bozzoli abbiamo 100 ducati di valore, che non è pochissimo, insomma. Non è una cosa per cucire, naturalmente, stiamo parlando di 40 libbre. Finisco. Ah, c'è un errore, fra l'altro, del copista o un calo di zuccheri di Marco Bragadin, che non sappiamo, o faceva il furbo e abbassava il prezzo per dare poi meno soldi alla moglie. 10 pezzi di drappi di seta, soldi 10 di grossi, 5 ducati. Non è possibile, perché ogni pezzo è almeno una lira, cioè 10 ducati e qualcosa di più. Lì c'è un errore, giustamente copiato correttamente nella nuova edizione che hanno fatto Alessandra Schiavon e Vittorio Formentì, ma qui ci deve essere un errore sicuramente del copista o del Bragadin che stava scrivendo. Allora, tipologie di seta, foleselli, seda e poi drappo de seda, zendado torto, camocà, cocolario, sciamito, nasizzo, taffetà, velludo. In buona parte il nasizzo, il camocà sono tessuti di origine orientale che vengono, il nasiccio è un tessuto oro particolarmente valutato, quindi ci dovremo trovare davanti a cose che lui ha portato in alcuni casi o importazioni che vengono poi durante gli anni che è a Venezia. Cominciamo però dalle tipologie di seta e devo andare molto veloce. I foleselli, ecco, io ho detto, ma ho pubblicato qualcosa sui foleselli. I foleselli sono i bozzoli. Ora, Venezia, fino alla fine del 300, all'inizio del 400, è una cosa che non so, ma facevano la trattura della seta. Avevano i fornelli, un'operazione che di solito si fa in campagna, e le donne, che erano maestre del trarre la seta, che è un lavoro, provate voi ad avere diversi bozzoli nell'acqua calda che girano e fare un filo unico con tutti i fili, non è facile. E sono, qui un documento del Senato, Senato Misti, che ho pubblicato io, questo cade il trentennale di quando l'ho pubblicato, infatti non mi ricordavo neanche più tanto del contenuto, ma è molto interessante perché dice qua sta decadendo l'arte dei folicelli, della trattura. C'erano 200 maestre, fino a poco fa, 200 maestre trattrici di seta a Venezia, in città. Ne sono rimaste 30, fanno tutte delle regole per l'apprendistato, addirittura delle ragazzine davanti ai provveditori della seta, i massimi ufficiali della corporazione, devono fare un esame, le migliori vengono scelte, le due migliori gli danno la dote, aiutano a farsi la dote e quindi per avere delle apprendiste, per incentivare. Veniamo invece alla seta. La seta che troviamo nell'inventario di Marco Polo non è seta cinese. Seta cinese a Venezia non se ne vede. C'è seta persiana, c'è seta greca, c'è seta siriana, anche un po' italiana, ma la cinese non arriva in questo periodo. Qua viene da un libro fatto su Lucca, Città della Seta.
Poco visibile forse, ma ci sono tutti gli acquisti in città tra il 1302 e il 1310 di Setta Cattuia, perché i genovesi, e qui diciamocelo chiaramente da veneziani, i genovesi sono in Cina, i veneziani vanno ogni tanto, e che abbiamo la fortuna di aver avuto uno dei primi, se non il primo, e il maggior cantore, perché ha parlato, i genovesi invece stavano zitti, ma è pieno di genovesi. Infatti arrivano le navi dei genovesi, i lucchesi di Lucca si servono dai genovesi, e qui avete due esempi. Il primo esempio è Lucca 1339, un contratto per seta cinese. Il secondo invece potrebbe essere di seta che arriva attraverso Venezia, e Bologna 1357. Vi faccio vedere la distinta, e se mi togliete l'immagine da là, grazie. E qui, tra il 5 e il 12 luglio, un mercante genovese, Antonio Pinelli, porta una montagna di seta a Lucca. La seta Cattuia è sicuramente, vabbè, cinese, sappiamo che la chiamavano così. La Talani è tra le migliori sete persiane. La Sexuani io non l'ho mai trovata nelle sete persiane, e bazzico seta e notai e documenti di questo tipo da 40 anni. E mi è venuta un'illuminazione, consultandomi anche con la mia collega sinologa, esperta dell'epoca, Yuan Ming, è seta del Sichuan, probabilmente. C'ha una sua definizione specifica ed è la più preziosa. Seta cinese, quelle che noi sappiamo che arrivano in Europa, non sono preziosissime, ma questa sì. E che arrivi seta cinese sia il motivo principale per andare in Cina, ce lo dice Pegolotti con una bellissima descrizione su come si deve trasportare la seta dalla Cina a Genova o a Venezia. Bologna invece 1537 c'è una lite tra i dazieri della gabella della mercanzia e i mercanti che importano seta. Sono quasi tutti di Lucca, perché adesso ve lo spiegherò in un attimo, anche se è il 57, voi vedete che seta cruda del Cataio siamo quasi a 2 tonnellate, che è arrivata nel 1357. È già tardi, è probabile che arrivi da Venezia, perché sappiamo che l'unico conosciuto arrivo a Venezia e acquisto di seta cinese è del 1362. È un condulmer che vende a un fiorentino una partita di seta cinese. Allora, questa probabilmente arriva attraverso Tana, attraverso la base veneziana, che in quel momento, o Trebisonda, ma insomma, non arriva direttamente da mercanti che a quel punto probabilmente sono in Cina. Allora, Lucchesi, e qui mi lego al perché Marco Polo è così tanto un mercante di seta, a parte che le sete sono citate ovunque nel Milione, se voi leggete tessuti, sete, lui è attentissimo sempre a questo aspetto. I Lucchesi sono citati nel più importante trattato di storia, di economia, diciamo, del Settecento, Adam Smith, The Wealth of Nations, 1770 e qualcosa, adesso non ricordo con precisione la data. Lui fa un esempio, quando parla del trasferimento di tecnologia, dice come esempio prende i lucchesi che sono andati a Venezia. Perché dice c'è stata una guerra tra ghibellini e guelfi, i ghibellini hanno vinto, hanno cacciato tutte le famiglie, una buona parte delle famiglie guelfe che erano o produttori di seta o artigiani, perché Lucca aveva questo primato in Europa di essere la città che faceva i tessuti più belli. Venezia c'era vicina, ma non aveva la stessa struttura mercantile e imprenditoriale che avevano i lucchesi. E loro scappano a Venezia, e lui dice, e da questo si passa. Lo scontro politico può portare all'innovazione in un'altra città che sia ricettiva. E infatti noi sappiamo, ho pubblicato anche questo, che arrivano 60 famiglie di lucchesi nel 1314, perché nel 21 dicono siamo qua da 7 anni, tutto il gruppo. Vogliono tassarci come pagano i lucchesi che importano tessuti da Lucca, i maletti, i ghibellini, che loro in questo momento non amano. Noi siamo guelfi, noi siamo qua a Venezia che produciamo da 7 anni, non potete tassarci così. Si sa che fin dall'inizio gli danno una sede per la corporazione, con dei loro ufficiali che deve regolamentare tutta l'industria della seta. E la sede è qua, che è praticamente a casa di Marco Polo, siamo prima del Teatro Malibran. Non guardate come adesso, perché questa è l'evoluzione cinquecentesca, quando restaurano e la alzano. Dovevano passare a un edificio molto più basso nel 200, ma questa è l'arte della seta. Quindi i lucchesi si impiantano qua.
Vicino sappiamo che quella sede nel 500 appartiene ai Morosini. Se voi andate, c'è la Calle Morosina che vi porta in due corti interne medievali, veramente, non come struttura, ma non come sono adesso, ma si vede. Questa è la corte degli Amadi, che è la prima che incontrate facendo la lunga Calle Morosini. Questi sono mercanti lucchesi di seta arrivati prima del 1314, quindi potrebbero avere attirato i lucchesi nella zona di San Giovanni Crisostomo. Allora, eccoci qua con alcuni dei nuovi cittadini che risiedono a San Giovanni Crisostomo. Abbiamo tutta la famiglia Paruta, ma in particolare il primo che arriva, perché prende la cittadinanza dei Intus, che ci vogliono 15 anni di residenza, nel 30, quindi è arrivato nel 15. Poi prende quella di Extra, cioè che può commerciare anche con Levante, col Fondaco dei tedeschi, ed è 10 anni dopo. Guido, Bartolomeo e Paolo arrivano dopo, vedete, 1322-26, lasciamo stare l'ultimo che ve ne parlo fra poco. È interessante perché quel Paolo Paruta sarà il padre di Bartolomeo Paruta, che nel 1382-82 entra nella nobiltà veneziana, le 30 famiglie aggregate dopo la guerra di Chioggia, da cui discenderà Paolo Paruta, lo storico, di fine Cinquecento, quindi stiamo parlando di... E Paolo Paruta sarà il primo... Gastaldo Guardiano della Confraternita dei Lucchesi, fondata nel 1360, che è la prima confraternita nazionale fondata a Venezia. Paruta ha una grande carriera, e qui vediamo che è di Lucca, che qua lo bastonano, sono le grazie, lui chiede grazie perché ci sono dei momenti che tutti gli ufficiali dello Stato vogliono fargli pagare qualche infrazione, ma è chiaro che ha grandi affari con Bologna, perché l'altra parte di lucchesi che non sono arrivati a Venezia nel 1314 sono andati a Bologna. E lui mantiene, come molti altri lucchesi, io sto lavorando da anni sull'economia bolognese del 300, mantiene continui rapporti, tanto che affitterà anche una casa negli anni 40. E qui vedete che si occupa di seta, ci dice che abita a San Giovanni Crisostomo, ma ancora non sappiamo. E qui finalmente nel 42 ci spiega dove abita. Non so se lo vedete, comunque qua siamo nell'agosto del 42, incontrata Santo Giovanni Crisostomo in Domo de Ca Paolo, abitata per infrascriptum dominum dominum dinum Paruta. Quindi lui abita nelle case di Marco Polo. Ora, io non posso giurare che nel 15-14 lui già abitasse, però non è del niente impossibile, perché questi qua erano scappati, c'è questa cronaca lucchese che dice che avevano acceso i ghibellini un grande cero nella piazza principale, quando il cero era finito i guelfi dovevano essere già andati. Ci avrà messo tanto perché era un cero grande, ma questi, come si dice in Toscana, sono arrivati a Venezia con le pezze al culo, per dirla proprio papale. Quindi hanno bisogno di posti dove stare, hanno bisogno di finanziatori, e chi meglio di chi tratta seta come Marco Polo. E poi, dov'è Montefusco? Eccolo qua, Bolognari, e poi Loredan, tutte le famiglie che andranno, come tu hai citato ieri, in quel favoloso viaggio, prima in Cina e poi al Sultanato di Delhi. Qui vi dico brevemente, questa è la pergamena in uno stato disastroso di quel bellissimo processo, probabilmente il più importante documento che abbiamo di mercanti veneziani in Asia, ed è stupendo. L'università, su mia iniziativa, la mia di Warwick, adotta a distanza, cioè paghiamo per il restauro di questo documento, quindi siamo d'accordo con l'archivio di Stato e anche col Museo di Arte Orientale per valorizzarlo, se ne farà una pubblicazione, una piccola mostra, speriamo adesso. Insomma, intanto lo diamo, abbiamo trovato i fondi e lo facciamo restaurare. I lucchesi sono anche famosi alla fine del 200 e inizio del 300, c'è un bellissimo libro che è uscito nel 2021 che mi ha illuminato, di, tra l'altro, amici, perché la esperta di tessuti che l'ha scritto ha organizzato una mostra assieme a me al Palazzo delle Esposizioni nel 2012, proprio sulle cose di Marco Polo, i viaggiatori veneziani, la via della seta. Con prestiti ci hanno dato il testamento, il processo di Fantina, il testamento del Viglioni del 200, e il testamento dello zio Maffeo. Quindi abbiamo messo insieme un bel pacchettino di documenti da mostrare, oltre a tutte le sete con i quadri, e fanno imitazioni quasi perfette dei tessuti asiatici, i panni tatarici, sia quelli che arrivano e soprattutto quelli che arrivano dal centro Asia, dall'impero mongolo. È proprio, i lucchesi sono specializzati, questo
è un piccolo esempio secondo questa esperta. Allora andiamo a vedere un po' di inventari dell'epoca di alto livello. Qui siamo in inventari dei papi. Allora, inventario di Bonifacio VIII. Questo l'ha fatto Ludovica Rosati, che ha fatto questo libro sulle sete assieme a un collega storico-economico, ma io lo uso per i miei scopi di oggi dell'inventario perché si vedono delle cose particolari. Allora, 1295, che è presto, panno venetico sive lucano, è pieno di tessitori veneziani a Lucca, dalla fine del 200 all'inizio del 300. I veneziani hanno una buona. Poi Pannus Lucanus et Veneticus ad Rosas, le rose ritornano anche nell'inventario di Marco Polo. Minutas Ros Questo è l'inventario del 1311, redatto a Perugia da Clemente V. Minutas rosettas, dalmatica de panno lucano albo a piccole rose, a diverse bestie e uccelli. C'è il diaspro, ci sono i velluti. Però che vedete come lo chiamano? Due pannos integros velluto, che chiama, due pannos integros lucani di Lucca, che chiamano velluti. Qui siamo all'inizio dei velluti come produzione in Europa. Siamo proprio agli incunaboli di questo tessuto che non sanno neanche di preciso, dicono che si chiamano così, che non è normale. Il catasciamito, panno tartarico sive lucano. Quindi non sanno neanche chi inventaria se il panno è fatto in Asia o è fatto dai lucchesi. Andiamo al conti dell'argenterie del re di Francia, Filippo V, un diaspro di Lucca con uccelli, Tartare Changeant de Luc. Ecco i cambiacolore. Sono dei vent'anni finti tartarici, cambia colore fatti a Lucca. Tartare de Luc Changeant, Nacquis de Luc à Or. Quindi nacchi o nacchetti, che sono i più pregiati nasicci, insomma, i più pregiati tessuti orientali fatti a Lucca. Nacchi di Lucca, di Lucca e di Venezia, trappi che cambiano e poi il camocato che c'è anche quello. Allora, vado a finire. Qui possiamo vedere che forse molte delle cose che sono nell'inventario di Marco Polo, molte saranno venute sicuramente dall'Asia, ma molte possono essere prodotte benissimo. Per il 1324 i lucchesi sono già lì da 10 anni, dalla comunità lucchese che si è insediata, lui esce di casa e si ritrova davanti, perché quella sede viene chiamata Camera Lucensium, cioè è la sede della corporazione che praticamente fa tutt'uno con i lucchesi. Finisco per capire anche perché questi lucchesi avevano dei panni di alta qualità. E guardate l'ultima privilegio di cittadinanza, Girardelius Pizzini quandam Pizzini, De Intus 1323, dopo 15 anni, ma in realtà si era registrato tardi, succede spesso tra quelli che prendono le cittadinanze. Quella di extra, che ci vogliono 25 anni, la prende nel 43, quindi è arrivato nel 18. È arrivato nel 18 il primo filator sete di cui si abbia notizia a Venezia. E il filator sete lavora con la più complessa e importante macchina industriale inventata in Europa prima della rivoluzione industriale. Il filatoio meccanico da seta è una macchina di estrema complessità. Qui la vedete in una versione già 5-600esca, che è nel Museo dell'Industria a Bologna. Carlo Poni ha fatto degli studi stupendi sul 5-600 e non ha però nessuna descrizione della macchina a Bologna prima di un viaggiatore inglese di metà 600, che non essendo interno, perché era segretissima, era patrimonio della città dichiarato nel 500, chi scappava e non lo prendevano quel segreto veniva dipinto, impiccato per i piedi in uno dei grandi palazzi della città. Beh, viene visto ancora nel 700. In realtà è un mistero quello del filatoio, perché non abbiamo nessuna notizia prima del 1330 a Lucca. Ci sono miti, strade intitolate a inventori che non esistono, voci del DBI su inventori dove il redattore della voce, no, però io non sarei molto sicuro che questa persona abbia fatto niente, parlo del figlio, ed era Vasina, che insomma era una persona molto, molto brava, infatti seriamente. Questo a Bologna invece sono dei lucchesi che arrivano e impiantano il primo filatoio di cui si abbia notizia. 1316, una donna, Monna Lappa, li finanzia e questo primo filatoio si trova esattamente dove è la sala di studio dell'Archivio di Stato di Bologna, accanto alla Torre dei Catalani, come dicono nel documento.
adesso trovarsi seduti, stai studiando e cercando una cosa nel posto dove c'era nel 1316 è abbastanza interessante. Questa macchina in realtà si sviluppa solo tra i lucchesi e diventa, viene usata l'energia idraulica ed ecco che nel 1339 è esattamente identica in tutti i suoi pezzi e dimensione la macchina descritta nel 1660 e qualcosa dal viaggiatore inglese. Una velocità tecnologica impressionante. Allora si capisce perché i lucchesi di Venezia mandano a torcere la seta in queste macchine regolari che fanno un prodotto di lusso e la riportano a Venezia. Lo Zendado torto, che costa molto, non so se abbia a che vedere. A Venezia si useranno invece delle macchine più piccole, manuali, mosse da una persona all'interno, ma che comunque daranno un prodotto. Finisco. Torniamo al documento del 1342, dove Dino Peruta ci dice che abita a Capolo. Allora, è presente i testimoni. Se andate giù con la riga, dopo i testimoni, terza riga dalla fine, Dominus Dino Peruta, abitatore Venezia, in confine a San Giovanni Grisostomo, in presenza di me, che era Faino De Caresini, uno dei grandi notai con questa splendida mano, dice che denuncia, fa un protesto contro un maestro Martino dai Velluti. Hanno fatto un accordo l'anno prima e lui gli ha detto: io voglio il tuo lavoro in esclusiva con quattro telai per 6 anni. Ti pago un tot, mi devi fare velluti a scacchi, velluti a strisce e devi lavorare solo per me. Ha scoperto che invece questo Martino faceva il furbo, lavorava per altri, ha detto con grandissimo mio danno e voglio che mi paghi 100 ducati di penale come prosto. La cosa interessante è che Martino viene da Sorgatti. Sorgatti, nel veneziano dell'epoca, e lo si trova anche nei testamenti, è Solgatti, cioè la capitale tartara della parte della Crimea dove c'è l'Ordadoro. Allora, Martino, uno può dire, no, ma io ho trovato testamenti di persone di Sorgatti e le persone citate, i fideiussori, sono della Tana, sono dell'area della Crimea del Mar Zaso. 1344, Martino Avellutis fa il dragomanno a Caffa per il governo veneziano con i tartari, quindi o è armeno o è tartaro, ma è comunque, e questo ve lo posso dire perché ho consultato tanti colleghi, il primo documento positivo dove un artigiano dell'Asia lavora in Europa. Sicuramente il primo a Venezia, sicuramente il primo per la seta ed è presente all'atto. Poi dice: io sono. È qua anche Martino nel palazzo di Capolo, come probabilmente erano nel palazzo anche nel 1341 quando hanno fatto l'accordo. Questo avevo messo nell'abstract. C'è questo filo lungo, diciamo, allora del Palazzo Polo con l'Asia perché è morto Marco, che probabilmente ha ospitato Dino Peruta fin dal suo arrivo. E questo Dino Peruta porta un tecnico, fa un accordo con uno tecnico orientale all'interno della casa. Quindi mi sembra un bel legame anche a livello evocativo, non soltanto l'importanza di avere questa testimonianza. Il documento poi è molto bello. Chiudo con un ultimo, scusatemi, questo è il documento intero. E questa è la trascrizione in parte, ma va bene, ve l'ho raccontata. Allora, però non dimentichiamoci che in questo momento i tessuti orientali sono tutti di gran moda, anche quelli medio orientali si continuano a importare in grandi dimensioni. Questa è la cosa più straordinaria che abbia trovato, che anzi hanno trovato, e io la sto solo citando, da una cronaca senese del 1337, trascritta da Muratori nel Rerum Italicarum Scriptores, Benuccio di Giovanni Salimbene, essendo venuto all'usato il grande mercante de Soria, cioè un grande mercante siriano, come il solito è arrivato a Porto Ercole. Allora, con grande quantità, con quantità di mercanzia di seta, tutte furono comprate dal detto Benuccio, probabilmente con una società, perché dopo vedremo la cifra. E sono panni di seta, a parte con oro di fogli, tutte segnate in foglie, pennacchi e stelle, 50.000 fiorini. Sciamiti di tutti i colori, 25.000 fiorini. Cinture di seta oro a forgia soriana, di tipo siamo 15.000. Borse, questo è un successo straordinario, di due dimensioni. Mercerie per 15.000 ducati, fiorini, bande da verzi che non so neanche a dirvi la verità cosa sono, 130.000 fiorini di seta. Aprono
tre botteghe in una delle strade che va verso Piazza del Campo, vendono tutto in un anno e parte la moda delle borse di seta alla siriana a Siena. Ora, se una città come Siena riesce a acquistare 130.000 fiorini, è una cifra impressionante. Pensate che tutto l'asset, quanto è tutto l'asset dei Polo? Siamo a 5.000 in tutto, probabilmente. Questa è una cifra. C'è un amico che mi diceva: guarda, fai un controllo perché il budget dello Stato fiorentino mi sembra che non sia troppo distante. Ecco, con questo chiudo per capire come forse anche una seconda lettura con scambi di commenti e di idee con Alessandra Schiavon, e ringrazio qua lei e anche Formentin per la gentilezza di avermi fornito appena uscito l'articolo con tutto l'inventario che sono riuscito insomma, a un po' a selezionare a seconda delle voci. E qua finisco. Grazie. Grazie molte al collega Molal, al professor Molal, per questa ricchissima presentazione che in linea con le presentazioni della mattinata ci insegna come questi documenti poliani vadano riletti in contesti molto più ampi di quello del documento stesso e vanno riletti in un modo in cui Luca ci ha fatto vedere, penso benissimo, per le sete. Quindi grazie molte. Se no, direi di procedere con la relazione successiva, l'ultima della mattinata. Il professor Nicola Di Cosmo dovrebbe essere online. Confermo, sì, lo vedo. Buongiorno e benvenuto. Grazie a voi, Seduta di oggi. grazie a voi. Il professor Nicola Di Cosmo è basato a Princeton, all'Institute of Advanced Studies, è un esperto di storia dei mongoli a livello mondiale. Recentemente ha pubblicato un volume su Venezia e i mongoli e oggi credo ci porterà più che un sunto dei contenuti, qualche cosa che si lega di più ai documenti poliani. La parola a lei, professor Di Cosmo. Grazie mille, mi Sì, sentite, spero. spero. Sì, bene. Dunque, Dunque, innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori del convegno, i colleghi e amici, Andrea Nanetti, il professor Ralli, il professor Burgio, e ringrazio anche per la possibilità che mi è stata data di presentare il mio intervento in modalità remota. Ovviamente avrei preferito essere con voi all'Istituto Veneto e purtroppo non mi è stato possibile. Comunque ho seguito con enorme interesse gli interventi ieri ed oggi ed ora siamo arrivati alla coda del convegno quando, come si sa, tutto è stato già detto, ma non ancora da tutti. Quindi la sfida, diciamo così, per me è aggiungere qualcosa a quanto già detto, ed è una sfida alla quale si potrebbe fare un'osservazione piuttosto banale. Cioè, vista da una prospettiva orientalistica, la sfida rispetto a, diciamo, alle assi portanti del convegno, la documentazione d'archivio, la diplomatistica, la filologia poliana e via dicendo, non sarebbe particolarmente difficile aggiungere delle informazioni che vengono dall'orientalistica, da settori mongoli sinologici che mi sono più familiari, ma vorrei invece cercare di trovare un collegamento adeguato e produttivo tra le varie prospettive che ci sono state offerte. Invece di, diciamo così, smistare la conversazione su un binario diverso, in modo che magari questo mio tentativo di riferirmi ai documenti poliani possa aggiungere alcuni spunti che uniscano le varie letterature, i vari orientamenti di ricerca. Partiamo quindi da un punto di
possibile convergenza tra lo studio da storico di quello che è stato definito il momento mongolo nella storia globale, nella storia mondiale. E chiediamoci se una lettura veneziana di questo momento ed una lettura poliana si possano sovrapporre, o siano organiche l'una all'altra, o anche solo compatibili, o se si tratti invece di due letture separate, parallele, forse complementari, ma in che modo complementari? Le varie storiografie non ci sono d'aiuto. Parliamo di tre filoni storiografici principali e distinti: gli studi poliani, gli studi sulla presenza italiana e veneziana nel Mar Nero e nel resto dell'impero mongolo, e gli studi, diciamo così, di matrice orientalistica, mongolo-sinologici, ma anche arabo-persiani. E incidentalmente io provengo come formazione dall'altaistica. Sono storiografie sterminate, e una dimestichezza accettabile con ciascuna di esse richiede conoscenze specialistiche. Solo uno studioso piuttosto sprovveduto si potrebbe avventurare in una ricerca che richieda tali conoscenze senza finire nel proverbiale rabbit hole, la tana del coniglio che si compone di infiniti cunicoli in cui poi inevitabilmente ci si perde. Con ciò voglio dire che le varie storiografie, prese come blocchi separati, non ci aiutano a trovare letture che richiedono chiavi interpretative basate su ambiti di ricerca multipli. Tuttavia, e qui pongo una domanda che lascio così aleggiare senza dare una risposta, ma che secondo me va considerata, chiediamoci quale sia la storiografia, e intendo metonimicamente per storiografia, ovviamente l'intero campo di ricerca che la informa, che ha opposto gli argomenti più validi alla sfida di Francis Wood, menzionata da Eugenio Burgio questa mattina, sulla autenticità del testo poliano. Ovviamente non dico ciò per validare o invalidare dei campi di ricerca, ma per sottolinearne la diversità sostanziale, sia pure con inevitabili sovrapposizioni. Un altro aspetto che vorrei rilevare è proprio l'unicità dell'esperienza poliana, che per sua natura non consente un confronto con esperienza analoga. L'unicum è sempre difficile da gestire, ed è questa infatti la leva su cui fa forza, per esempio, un falso, credo conclamato, come la città della luce, che si vorrebbe scritto da un tale Jacob d'Ancona, che si sarebbe recato in Cina prima di Marco Polo, un presunto manoscritto che si è rivelato in realtà l'ingegnoso artefatto dell'autore inglese David Selborne. Se fosse dimostrata l'autenticità di questo documento, si potrebbero avere dei riscontri, dei confronti, delle conferme, ma così non è. Il milione resta unico. E l'unicità del milione come prodotto letterario e storico però non necessariamente riflette una supposta unicità dell'esperienza di Marco Polo come viaggiatore in Oriente. Certamente non si può escludere che, come Polo riuscirono ad arrivare in Cina, sia pure per via di fortuite incidenze e occorrenze, così altri viaggiatori, mercanti o avventurieri abbiano potuto seguire le loro stesse tracce. E poco fa il professor Mola ci diceva appunto dei genovesi che erano presenti in Cina. Se è un dato di fatto che la genesi del milione fu dovuta a circostanze che è poco definire eccezionali, in particolare la prigionia e l'incontro con Rustichello, ebbene separare l'eccezionalità del racconto dell'esperienza dall'esperienza stessa. Al contempo, siccome nessuna argomentazione ex silenzio può andare molto lontano, ci limitiamo a considerare il fatto che, nella sua eccezionalità, il milione e il suo autore siano portatori ad un certo livello di un tipo di esperienza che potrebbe trovare riscontri anche in una lettura più ampia, ma sempre in chiave veneziana, dell'incontro tra occidentali e mongoli. Sottolineo la frase tipo di esperienza, proprio
Proprio perché ritengo che un approccio tipologico alla presenza veneziana dell'impero mongolo possa avere un certo valore interpretativo. Tutto ciò per provare a superare l'apparente distanza che separa la storia di Marco e delle sue attività veneziane dopo il rientro dalla prigionia e dopo il completamento del milione e dall'altra parte l'evoluzione del rapporto tra Venezia e i vari canati o regni in cui l'impero mongolo si era via via suddiviso. Per inquadrare il problema da un altro punto di vista, diamo un'occhiata a delle cronologie minime, quella dell'evoluzione dell'impero mongolo, di Venezia nell'impero mongolo e di Marco Polo. Non sono ovviamente cronologie complete. L'impero mongolo dopo diciamo, l'impero mongolo è il secondo, la seconda linea, la seconda cronologia nella mia slide. Dopo l'impeto delle due fasi iniziali della conquista, una prima che corrisponde all'espansione durante il regno di Genghis Khan, cominciata nel 1206, e una seconda che corrisponde all'espansione in Occidente durante il regno di Ogodei, entra in una terza fase, quella in cui si consolidano potentati regionali soggetti a casate e lignaggi dei discendenti di Genghis Khan. In questa fase si sviluppano e si accentuano due tendenze che ne determineranno le fortune. Una è l'emergere di conflitti all'interno dell'universo politico mongolo, per esempio tra l'Ordadoro e il Canato, l'altra è la continuazione della fondamentale integrazione commerciale dell'impero, che fa un po' da magnete anche per i circuiti commerciali esterni all'impero mongolo. Venezia, e questa è la prima cronologia sulla mia slide, dopo il Trattato di Ninfea del 1261 deve rincorrere la rivale Ligure per assestarsi sul Mar Nero in una posizione che le consenta di accedere alle rotte commerciali mongole, sempre un po' in affanno rispetto alla concorrenza guerritissima di Genova, ma ciò nonostante è capace di avanzare, ritagliarsi spazi molto importanti all'interno di questo nuovo mondo creato dall'impero mongolo, grazie ad un'abile diplomazia e alla caparbietà dei suoi mercanti, sostenuti in ciò da un apparato statale che vede nel Mar Nero un ambito assolutamente cruciale dell'espansione del governo veneziano, del commercio veneziano, ma anche strategicamente importante per gli approvvigionamenti di grano. Quindi, proprio durante il periodo di permanenza di Polo in Cina, e ancora più gagliardamente, diciamo, nel periodo successivo al loro rientro, i veneziani estendono, come tutti sappiamo, le loro attività in Crimea, a Trebisonda, a Tabriz e soprattutto a Tana. La cronologia poliana invece ci dice che appunto Marco Polo, come tutti sappiamo, giunge in Cina da ragazzo, accompagna il padre e lo zio e vi si fermerà circa 17 anni. Marco Polo si forma quindi come persona adulta nella Cina conquistata da Kublai Khan. Quindi rientra a Venezia e di fatto qui si conclude la sua esperienza in Oriente. Le poche tracce materiali che riflettono i suoi trascorsi in Asia non so se siano particolarmente significative, a parte appunto alcuni oggetti che ci sono stati illustrati da Mollà, da Bourges, eccetera, in questi giorni. Ma fino a che punto una cultura materiale che incorpora questi oggetti orientali aveva penetrato il gusto veneziano e anche europeo, diciamo, di quel periodo. Le questioni sollevate ieri da Eugenio Burgio mi sembrano molto importanti per capire complessivamente il fenomeno dei beni di lusso che circolavano a Venezia all'epoca di Marco Polo e darci la misura della valenza diagnostica di questi beni,
per eventualmente collegare il possessore non solo con un certo gusto, anche con forme di ostentazione della ricchezza, ma anche potenzialmente con un particolare tipo di esperienza o rapporto con altre culture. Il mondo creato dall'impero mongolo, il mondo eurasiatico, è un mondo altamente interconnesso, ma i meccanismi che controllavano, agevolavano o anche mettevano in crisi queste connessioni sono a dir poco opachi. Chi fossero i vettori del commercio internazionale, per esempio, non è del tutto chiaro. Certo, l'Ortak, anche questo è un termine già menzionato, termine di origine turca, tradotto nel Codex Cumanicus come socio, è una istituzione che facilita il commercio internazionale, l'inserzione di uno strato di agenti commerciali specializzati e al servizio delle autorità politiche, al di sopra delle reti commerciali locali, può aver avuto una funzione di movimentazione e smistamento di merci su scala sovralocale, altrimenti difficilmente realizzabile. Anche le famose stazioni di posta, il cosiddetto sistema dello JAM o YAM, facilitava la circolazione di mercanti, non solo perché nelle stazioni trovavano ristoro, cambio di cavalli, protezione, ma anche perché attraverso questo sistema circolavano velocemente notizie su mercati, rischi, ostacoli, impedimenti, eccetera. Ciò detto, i mongoli non furono in grado di standardizzare pesi e misure, cosa fondamentale per il commercio, all'interno del loro complessissimo impero. E quindi il mercante straniero si trovava di fronte a un'infinita varietà di pesi, misure, valute, strumenti monetari. Basti leggere, come si citava prima, anche la pratica della mercatura di Francesco Verducio Pegolotti per rendersene conto. Si tratta quindi di una globalizzazione molto imperfetta e che tuttavia funzionava, nel senso che permetteva indubbiamente al mercante avveduto di ricavare profitti anche molto alti. Il punto di congiunzione tra le rotte terrestri che attraversavano l'impero mongolo e quelle marittime che lo congiungevano al Mediterraneo e al resto dell'Europa, era ovviamente il Mar Nero. Ed è qui che Genova e Venezia, come sappiamo, giocarono la loro partita politica, economica ed anche militare, con Genova che aspirava ad ottenere egemonia e monopolio, e Venezia che cercava di ritagliarsi degli spazi autonomi. Quali sono questi spazi? Troviamo basi veneziane a Tana, nell'Ordadoro, nell'Ilcanato. Progressivamente i veneziani si stabiliscono e stabiliscono anche una presenza statale attraverso i consoli. La Cina invece resta fuori dallo spettro di rappresentanze consolari e anche dai trattati diplomatici conclusi tra Venezia e i Khan mongoli. Però immaginiamo per un momento che lo Stato veneziano, sulla scorta delle informazioni di Marco, avesse deciso di mandare una delegazione ufficiale a concludere un trattato con l'imperatore della Cina, della dinastia Yuan, affiancandosi magari al legato papale Giovanni da Montecorvino, arrivato in Cina poco dopo la partenza dei Polo nel 1294. Per quanto si tratti di storia controfattuale, congetturale, alternativa, resta un fatto che lo Stato veneziano si spinge nell'Ordadoro e nell'Ilcanato, ma non in Cina, dove si poteva immaginare, proprio sulla scorta delle informazioni di Marco, di poter realizzare enormi profitti. Invece sarà la città di Azak, alla foce del Don, a diventare la testa di ponte dello Stato veneziano in Asia. Quando si parla di Venezia, come anche di Genova, ma con inflessioni diverse,
non vi è necessariamente coincidenza tra gli interessi e le operazioni del mercante o anche delle famiglie di mercanti e lo Stato in sé. Questa è una mappa di Tana e delle rotte che da Tana partivano per i mercati dell'Asia centrale, poi della Cina, ma anche attraverso il Caucaso della Persia. Allora, come dicevo, non vi è coincidenza tra gli interessi e le operazioni del mercante e lo Stato. La sicurezza e la difesa erano prerogative dello Stato, il profitto quella del mercante. E in ciò si focalizza, secondo me, la differenza tra due sfere distinte, quella dello Stato e quella del mercante. Se il mercante si affida alle conoscenze specifiche che riesce ad ottenere da altri viaggiatori, capitani di nave, emissari e agenti di cui si servivano per cercare di investire i propri capitali con profitto, lo Stato deve proteggere la comunità e garantirne il benessere. È per questo che la presenza sul Mar Nero è fondamentale per lo Stato veneziano, non solo per garantire l'avanzamento degli interessi commerciali, ma anche per garantire importazioni di grano dalla regione pontica e per contrastare la rivale Genova, che in quello che appare come appunto il mercato in massima crescita verso la fine del 300, il mercato asiatico. Una rassegna veloce e sommaria dell'avanzamento dello Stato veneziano dell'impero mongolo lo vede in primo luogo approdare a Soldaia, Sudak, che era un porto già frequentato dai veneziani, anche i Polo, se non mi sbaglio, fanno affari a Soldaia e sembra abbiano un fondaco fino a circa il 1280. Il Maggior Consiglio di Venezia nel 1287 assegna un console alla colonia veneziana di Sudak con due aiutanti, due famuli, due cavalli e un notaio, segno del crescente interesse dello Stato nel Mar Nero. La nomina dominava un anno, era retribuita con la cifra abbastanza cospicua di 100 lire, più altri 50 da pagare al notaio e al suo seguito. Questa cifra aumenterà negli anni successivi. Notiamo che la prima presenza consolare di Genova in Crimea a Caffa è attestata solo 3 anni prima, nel 1284, quindi non è che ci sia troppo ritardo da parte di Venezia. Un ulteriore avanzamento ha luogo nel 1306, quando l'ilkhanato del regno del Khan Ulgeitu, che è appena succeduto a Ghazan, permette alla Serenissima di installare a Tabriz un console e una struttura amministrativa dotata peraltro anche di personale militare. Anche a Tabriz, nell'Ilkhanato, sempre nell'Ilkhanato, Venezia arriva dopo Genova, ma nonostante i ritardi riesce ad assicurarsi una rappresentanza politica indipendente dalla città ligure. A Tana i genovesi hanno un proprio console già nel 1304, Ansaldo Spinola, come rappresentante nella gestione dei rapporti con i mongoli e in altri aspetti amministrativi. I veneziani dovranno invece aspettare ancora a lungo. E proprio nell'anno della morte di Marco Polo, il 6 giugno 1324, il console veneziano a Tabriz, Marco da Molino, scrive al doge per lamentarsi delle violenze scatenate da Francesco Querini, entrato apparentemente in conflitto con altri veneziani per aver commerciato con un mercante locale che era stato precedentemente bandito dalla comunità veneziana a Tabriz.
Tra questi veneziani che denunciano il Quirini troviamo nomi illustri: Gian Michiel, Marco Dandolo, Niccolò Contarini e Andrea Gradenigo. Sarebbe interessante capire, sulla scorta di quanto notava ieri anche Marcello Bolognari in relazione ai Loredan, imparentati ai Polo, se alcuni di questi nobili fossero anch'essi imparentati con Marco attraverso i matrimoni delle figlie. Forse studi in questa direzione, che non conosco, sono stati già pubblicati, ma in caso contrario sarebbe interessante capire se la scelta delle famiglie che si uniscono a quella di Marco non fosse anche legata al fatto che i generi o altri parenti fossero impegnati in imprese commerciali nell'impero mongolo. La presenza di membri dell'alta aristocrazia veneziana in terra mongola, in ogni caso, non deve sorprendere. Sono soprattutto i nobili, e tra questi i più giovani, a viaggiare e investire nei mercati asiatici dell'epoca, specialmente Tabriz e Tana. A Trebisonda la presenza consolare permanente veneziana risale al 1319, ma si dovrà aspettare fino al 1333 per avere un console a Tana, Niccolò Nanni, presto sostituito nel 1334 da Marco Soranza, che ottiene fondi per ampliare la presenza consolare, cioè diplomatica e amministrativa, di Venezia a Tana. Parlare di separazione netta tra diplomatici e mercanti in queste sedi è difficile, in quanto al console stesso era permesso di entrare in affari e quindi come tale era anch'egli un mercante. Inoltre il console si consultava con il consiglio locale di Probiviri, i cui membri erano cittadini veneziani, spesso blasonati, che si erano stabiliti appunto a Tana per affari. Nonostante ciò, vi erano mansioni e sfere d'azione in cui la posizione e interesse del console come rappresentante dello Stato, da una parte, del privato mercante, dall'altra, erano separate e non di rado in conflitto tra loro. Il console, questa è così una illustrazione molto, molto approssimativa dei vari ambiti di azione del console, dello Stato, diciamo dei rappresentanti dello Stato veneziano. Il console doveva fornire ai suoi concittadini innanzitutto una serie di servizi, servizi notarili, a volte anche servizi di interpretariato e traduzione, e anche la protezione dei beni del mercante, il loro recupero nel caso andassero perduti. Il console a Tana aveva anche il controllo sul traffico navale, in quanto le navi erano soggette a stretta regolamentazione, per esempio, nel rispetto dei tempi di sosta. Sulle rotte terrestri verso Oriente, una volta lasciata Tana o Tabriz, invece il mercato doveva affidarsi per la propria protezione a scorte fornite dai mongoli o comunque a mezzi propri per procurarsi interpreti o carovanieri o altro personale di supporto. Dazi e imposte erano fissati nei trattati tra Venezia e il Khan mongolo. Il loro pagamento da parte dei veneziani era controllato da ufficiali sia veneziani sia mongoli. Ora è chiaro che se le autorità veneziane erano incaricate di tassare i propri cittadini per ottemperare agli accordi con le autorità mongole, le due parti potevano entrare in conflitto tra loro, in quanto non erano rari i casi di tentativi di evasione fiscale. Così come non sono rare le proteste mongole per la presunta o reale violazione degli accordi. In questi frangenti il console poteva entrare in conflitto con i propri concittadini e spesso denunciano i consoli il comportamento di alcuni di questi concittadini al Senato di Venezia. Si trattava quindi di proteggere in terra straniera gli interessi collettivi contro i comportamenti
criminosi di alcuni individui che mettevano a repentaglio il benessere della comunità, come in effetti successe nel 1343 con l'efferato omicidio di un nobile mongolo da parte di un veneziano, di un tale Andreolo Civran, che scatenò la più grande crisi attraversata da Tana prima che arrivasse Tamerlano nel 1395. Ciò a dimostrazione del fatto che l'amministrazione della giustizia, soprattutto nei suoi aspetti coercitivi e punitivi, era quasi impossibile da applicare. Il console doveva esercitare queste funzioni più con la persuasione che con la forza. Altre aree in cui il rapporto tra Stato e mercante diverge sono quelle già citate della protezione del mercante all'interno dell'impero mongolo e quello della valuta. Che io sappia, lo Stato veneziano non conia, per esempio, sommi. Il sommo, come si sa, era un'unità monetaria molto diffusa all'interno dell'impero mongolo, una barretta d'argento di circa 200 grammi, che poi consegnata alle zecche locali per ricavarne monete che potessero essere utilizzate in loco. Quindi il rapporto tra Stato e cittadino veneziano nelle basi commerciali dell'impero mongolo era tutt'altro che semplice. Da una parte il cittadino aveva bisogno dei servizi consolari, il notaio e la cancelleria in genere erano una risorsa fondamentale per la comunità, non solo per la redazione di contratti e testamenti, ma anche per mediare conflitti con le autorità mongole. Dall'altro, il console si trovava ad agire per conto delle autorità mongole per far rispettare gli accordi diplomatici. Al di fuori delle basi con presenza consolare, la sfera d'azione del mercante e la sua capacità di operare si basavano unicamente sui rapporti che essi stringevano con le autorità locali, cioè mongole, e con le infrastrutture locali che andavano appunto dalle zecche ai caravanserragli e alle stazioni di posta. Ciò che mi preme sottolineare è che la sfera dello Stato e la sfera del mercante si intrecciano ma non si sovrappongono. E quindi un discorso complessivo dell'esperienza dei veneziani in Oriente necessariamente deve tener conto di un contesto, di questo contesto politico, sociale e giuridico, che si diversifica a seconda delle diverse sedi. Tornando alla domanda ipotetica posta prima sul motivo per il quale lo Stato veneziano sembra ignorare la Cina, possiamo rispondere che la Cina, così lontana dalle rotte marittime favorite e controllate dallo Stato veneziano, non rientrava nei suoi interessi, come peraltro anche l'India, dove si recarono i Loredan. Il discorso delle due sfere può anche aiutare a capire perché Marco Polo resti sostanzialmente estraneo a viaggi e traffici nel Mar Nero o in Persia o altrove in Asia, proprio nel momento della massima espansione della presenza veneziana in territori peraltro già noti a lui e alla sua famiglia. Questo perché appunto Marco Polo non fa parte di una struttura, diciamo così, non è all'interno di una struttura statale. È anche probabile che Polo si fossero ritirati dal commercio attivo in Oriente o che le informazioni di Marco non fossero più rilevanti in quanto risalivano a un periodo ormai superato. Si sa, lo scrive anche Marco, che c'è un'abbondanza di persone ben informate sui traffici nel Mar Nero e che quindi le conoscenze di Marco
sono in qualche modo superflue. Allora, ci apprestiamo adesso, ho praticamente finito, in conclusione. Non vorrei arrivare a delle conclusioni vere e proprie, ma magari porre delle domande che potrebbero aiutarci sulla scorta di, così, delle mie elucubrazioni precedenti, a porre delle domande come ho detto, possono gettare dei ponti, dei punti di collegamento tra le storiografie alle quali accennavo in apertura. Allora, una di queste domande è: cosa rappresenta l'opera di Marco Polo nel contesto dei rapporti tra Venezia e Mongoli? Ho tentato di suggerire che rappresenta un tipo di esperienza, quella del mercante privato, slegato da logiche e strategie dello Stato veneziano. E per questo rappresenta l'individuo, non la comunità, e non è necessariamente organico agli interessi veneziani in terre mongole. Marco Polo è la presenza veneziana nell'Oradore e nell'Ilcanato. Possiamo comunque trovare dei punti di incontro, dei punti di intersecazione. Se questi punti ci sono tra la biografia di Marco e la presenza veneziana sul Mar Nero e in Asia in generale, secondo me essi sono indiretti. Bisognerebbe investigare, come accennavo prima, forse le persone della cerchia di Polo che potrebbero essere stati impiegati in imprese di tipo commerciale o anche militare o anche diplomatico nei percorsi asiatici, diciamo, e nelle sedi della presenza veneziana in Asia. Il codice diplomatico poliano. Ecco, questo discorso ci potrebbe anche portare ad avanzare l'ipotesi che il codice diplomatico poliano potrebbe essere un punto di partenza per una sorta di network analysis di veneziani dell'impero mongolo. In altre parole, si potrebbe pensare ad una sorta di prosopografia, forse, di veneziani dell'impero mongolo e di un possibile progetto che unisse, diciamo così, gli studi specificamente poliani a quelli della presenza dei veneziani nell'Ordadoro, nell'Ilcanato, i cui nomi si trovano in tutta una serie di altri documenti. Ecco. Solo una specie di network analysis ci permetterebbe di trovare dei possibili collegamenti tra la cerchia dei parenti e delle persone che emergono all'interno di documenti poliani e i veneziani, come appunto i Querini, i Gradinigo, che si trovano ad operare in Asia. Questo, secondo me, è un obiettivo conforme alle ambizioni del codice diplomatico poliano, che si pone appunto uno scopo così universalistico, diciamo quasi, no? Di mettere in comunicazione molteplici campi di studio e ambiti linguistici e storici, come ci ha ricordato anche Andrea Nanetti poco fa. Ecco, vi ringrazio dell'ascolto e se ci sono delle domande sono pronto a rispondere. Grazie. Grazie molto, professore Di Cosmo, per questa presentazione che ci ha illustrato, come abbiamo detto, la possibile convergenza del momento mongolo con gli studi poliani, ma non solo, che ci ha dato questa suggestione in chiusura
dei possibili sviluppi dell'esperienza del codice diplomatico poliano, che è un'esperienza definita con delle caratteristiche ben specifiche di diplomatistica e anche di storiografia, ma che come struttura di ricerca si può ben applicare ad altre integrazioni di documenti e di ricerca.